la prima cosa che ho promesso a me stessa è che da quando avrei messo piede in aula tutte le mie diapositive sarebbero state a disposizione. Perché? Perché bisogna far circolare le idee, perché bisogna condividere, giusto? E la condivisione alleggerisce un po' tutti, ci arricchisce un po' tutti e ci alleggerisce un po' tutti. Come diceva giustamente Vincenzo, oggi farete una bella corsa, perché le informazioni sono tante e quindi ho preferito scriverle tutte piuttosto che fare bla bla bla. Quindi volerò un po' su questi concetti, anche se, ripeto, verranno tutti riportati, scritti nei focus. Ma partiamo subito. Partiamo subito con il dolore pelvico, che è identificato in letteratura come dolore pelvico cronico, come situazione di congelamento da parte di quelle che sono delle strutture estremamente dinamiche e non statiche, questo è definito come un dolore continuo ciclico a livello del basso addome, della pelvi, ma anche delle dorsali, che perdura per almeno 6 mesi. Si può accendere, spegnere, modificare anche di intensità o di durata. Nello specifico, nel mio campo, ma può essere anche il vostro, la cosa sul quale ho focalizzato questa diapositiva è proprio il discorso invece di quant'è la rilevazione, quant'è l'interconnessione fra un dolore generale e il dolore invece specifico per quello che riguarda l'ambiente femminile. Non sarà tutto un discorso femminile, ve lo dico già subito, ma ci saranno dei richiami ogni tanto. La dismenorrea, ad esempio, che è il dolore alle mestruazioni o nella fase precedente o durante la mestruazione, incide in questa situazione tra il 17 e l'81%. La dispareunia tra l'8 e il 21% e il dolore non ciclico fra il 2 e il 24%. In questa per dispareunia, e dopo tutti questi nomi particolari li vedremo in ogni specifica situazione, si associa una rilevanza che si osserva sempre più di frequente, ma nel quale la letteratura è veramente povera, che è il dolore all'ovulazione. E invece è sempre più evidente. Quando noi parliamo di dolore pelvico cronico, pensiamo, come vi spiegavo, che ognuno vede il suo spazio, le sue pertinenze, nell'ambito della propria specialità. Guardate, qui ho cercato di raggruppare per specialità quelli che sono invece tutti i riferimenti patologici o patio-fisiologici che riguardano le singole specialità. Fino alla psicologia, la depressione, i disordini della personalità, disturbi del sonno, non solo della durata ma della qualità del sonno sono fondamentali, come poi vedremo. Non dimentichiamoci, certo no, l'ambito muscoloscheletrico, ma anche il gastrointestinale. Ultimo e non ultimo, non sottovalutate mai questo, perché nel momento in cui non ho mai avuto niente, oppure sono una giovane virgulta che da un giorno all'altro improvvisamente esacerba un dolore particolare nella pelvi, nel dorso, nel bacino, sotto ci può essere una violenza sessuale, fisica, psicologica assistita. Quindi anche il mobbing fa questi danni. Non dobbiamo prendere nulla per scontato. Perché? Perché lo stato infiammatorio è un multilivello, un multiorgano, quindi non guardate solo la vostra pertinenza, cercate di aprire la mente e fare domande. Le domande sono fondamentali perché alla domanda ci viene data una risposta specifica. Se noi sbagliamo la domanda non riceveremo la risposta, non la risposta corretta, la risposta opportuna e pertinente. Quando noi ci pungiamo, ci tagliamo, lì è la classica visione che l'Accademia ci ha dato sul discorso dell'infiammazione, cioè attraverso una situazione di non continuità noi abbiamo l'introduzione di agenti patogeni che cominciano ad innescare una battaglia interna, o meglio una reazione. Quando un'azione corrisponde a una reazione uguale contraria, ecco, se loro ci infiammano noi ci autoinfiammiamo e rispondiamo, e dovremmo rispondere in maniera opportuna e pertinente. Quindi si innesca questa attività dei mastociti, si libera istamina per il richiamo dei globuli bianchi per la loro fagocitosi,
e nel contempo il tessuto va a produrre delle sostanze stimolanti l'aggiustamento di questo per evitare l'ingresso di altri. Fosse tutto così semplice. Noi abbiamo sempre pensato che le malattie autoimmuni fossero una, come posso dire, un intorpidimento delle nostre risposte immunitarie e infiammatorie. Ebbene, è tutto il contrario. Cioè, una malattia autoimmune è un eccesso di risposta inopportuna e impertinente a qualsiasi livello. Quindi facilmente chi ha una malattia autoimmune, che può essere una tiroidite, una situazione non solo di fibromialgia, che ripeto, per chi mi conosce già, è una cosa che vado dicendo ormai da 20 anni, la fibromialgia è il sintomo, non è la patologia. Sotto ci sono degli inneschi infiammatori infettivi perdurati nel tempo che despotizzano, scusate che uso questi termini arcaici, ma io sono una bimba vecchia, che despotizzano il sistema immunitario, lo tirano scemo, e di conseguenza il mio sistema immunitario non riesce neanche magari a superare queste banalità di passaggi. Quindi una cistite diventa una situazione cronica, una vaginite diventa una situazione cronica, ma anche un taglio, un'escoriazione fa fatica a passare. O addirittura innesca questi fenomeni. Quando le barriere fisiche, chimiche, che sono della cute, delle mucose, ma non solo, diventano permeabili o si discrepano, chiamiamole così, ebbene, lì si innesca sia una risposta dell'immunità innata e aspecifica, sia una risposta adattativa o più specifica. Non entro in particolare, se no non usciamo di qua fino a domani. Cerchiamo invece di focalizzare questo nuovo termine che abbiamo imparato a conoscere negli ultimi 5 anni. Le prime pubblicazioni sono apparse appunto nel 2015-2014. Che cosa si intende per infiammazione cronica sistemica di basso grado? Alla signora Luisa, ripeto, per chi mi segue da un po', spiego sempre in parole molto semplici. Trovo che i concetti più difficili, se noi riusciamo a spiegarli in maniera semplice, vuol dire che sono chiari anche per noi e sicuramente faremo una buona figura, non solo rimaniamo nella sua memoria. Immaginatevi che il sistema immunitario è un pachiderma sonnacchioso che ha bisogno di continui stimoli, di piccole, piccole quote, la ditata nella spalla, il colpetto all'anca, per svegliarlo e dici sì, ci sono, ok, ti rispondo nella maniera che tu chiedi, aspetta, andiamo avanti un po', aspetta un attimo. Quindi le cellule, tutte le cellule del nostro corpo, dal sistema neurologico al sistema endocrino, al sistema metabolico, al sistema immunitario stesso, producono delle piccole frazioni di sostanze che servono a tenere allenato il nostro sistema immunitario. Questo è il concetto base della infiammazione di basso grado, se tutto lavora bene. Se cominciano invece a esserci una situazione di aumento nel tempo e nello spazio degli impulsi troppo frequenti, a noi ci dà fastidio. Se sentiamo una musica, non possiamo sentire anche il tizio che parla al telegiornale, distinguere i figli che stanno litigando e mille motivi. Le informazioni sono troppe, quindi lo despotizziamo. Dobbiamo cercare di avere logica. Il nostro corpo lavora in logica e questo ragionamento logico a un certo punto crea delle condizioni patogene, perché magari mi viene la tossilite, ho la sinusite, ho il momento mestruale, oppure ho il momento ovulatorio. Ebbene, in quel momento ho una fragilità di disattenzione e si innesca un autoinnesco, cioè il mio livello di tolleranza non solo al dolore ma anche a reagire e rispondere in maniera opportuna cambia, aumento di livello, fino a un livello 1, come quando alziamo il livello del volume della radio, perché dopo un po' siamo in macchina, non la sentiamo più, quindi alziamo il livello della radio, perché c'è troppo traffico in giro a noi. Succede così. E quindi l'infiammazione cronica sistemica di basso grado è una condizione patologica, diffusa e in continuo aumento, ma non lavora solo nel muscolo, nell'articolazione, nella cartilagine, va a lavorare in maniera disseminata, sistemica, appunto, come dice la parola, quindi a livello connettivale, a livello endocrino, a livello organico e anche a livello neurologico. Che cosa cambia in questa struttura per far diventare una condizione infiammatoria di tipo cronico? Ebbene, l'alimentazione è la base,
E qui ci sono tra di voi delle nutrizioniste eccellenti che già in epoche non sospette avevano aperto la mente sul discorso che alcuni alimenti sono più infiammatori di altri. Non c'entra l'indice glicemico, non c'entra il dato di alimentazione tollerata o non tollerata. Ma anche questo sicuramente può metterci il naso. La scarsa o assente attività fisica che ci ha costretto in questi anni, non è sufficiente fare il giro del tavolo, bisogna spalancare le finestre e fare il giro del tavolo, perché se non c'è un buon componente organica ambientale, tutto il sistema dell'attività fisica va pallino. Ecco perché io stessa, quando la signora mi dice ho sempre fatto la mia camminata di mezz'ora, e cosa aspetta a riprendere? Ma mi sono fermata 2 anni, con la camminata non si rompe. Non ho detto corsa, la corsa la possono fare tutti, certo, compresa la sottoscritta, c'è una condromalacia bilaterale, si mangia un carboidrato, me ne sono scassate, ma il problema è cercare di stimolare e di far capire che l'attività indoor non porta un vantaggio né aerobico, né strutturale, né muscolare, né proprio di miglioramento della nostra risposta immunitaria. Quello che cambia è l'ambiente nel quale noi svolgiamo l'attività fisica. Quindi, se ho tapirulana a casa, spalanchi le finestre, te lo metti sul balcone e fai attività fisica. Ma fuori piove, vestiti, chi ti ha detto di fare le mutande? No? Beh, stress. Quanto stress abbiamo ingoiato, quanto stiamo smaltendo, quanto stiamo compartimentalizzandolo in questo momento nelle nostre cellule. E quanto ne avremo ancora? Visto che i chiari di luna ci presentano anche la gente che va fuori di testa e comincia a fare guerra. Quindi, e soprattutto, l'infiammazione cronica di basso grado si manifesta con una costellazione di segnali, non c'è un sintomo. Un sottotitolo, fra 2 secondi svelerò il guaio. Però comunque non c'è un punto, sì un punto che parla, un organo magari che parla, ma è il sistema che poi non risponde. Prima, a primavera cosa si fa sempre? A parte il cambio ormai, ma si pulisce il fegato, si mette a posto l'intestino, bene, si drena, giusto? Quante delle vostre pazienti in questo periodo vi vengono a dire che sono gonfie come delle zampogne, hanno preso il solito drenante che le avete consigliato tutti gli anni e non fa nulla, non fa nulla, non aumenta la quota di diuresi, non si trovano sgonfie, anzi al contrario, c'è un segnale che a domanda si risponde. La mattina lei mette gli anelli? Bene, la mattina fa fatica a infilare l'anello e alla sera lo perde, e l'inversione del cortisolo. Se fossimo in estate vi direi, se mettete un paio di sandali la mattina, ora delle 2 del pomeriggio dovete aumentare il buco nel cinturino perché vi scivolate fuori col piede, è l'inversione del cortisolo. Il cortisolo sappiamo bene che è l'ormone principale dello stress in noi donne, subito sotto c'è la prolattina, e che ci sconquassa quindi di conseguenza anche l'equilibrio endocrino. Ricordatevi sempre che il nostro sgabello è uno sgabello a 3 gambe, il sistema immunitario, il sistema metabolico e il sistema endocrino vanno insieme, si parlano la stessa lingua. Qual è il segnale che mi piace fare da Poirot? Ho fatto ragionare il mio cervello e sono arrivata a una conclusione che nei prossimi 10 anni avremo 3 patologie che non abbiamo mai visto. Una a carico del fegato, una a carico del cervello e una a carico del connettivo. Tra 10 anni mi direte se è vero. Ma chi parla in queste condizioni? Prima di tutto, il cervello. C'è un segnale che ci fa capire quando stiamo andando oltre, quando stiamo scavalcando il primo gradino del primo livello infiammatorio, cioè da ciclico organico, fisiologico, diventa patologico con questo segnale, il brain fog. Mi sembra di avere la nebbia nel cervello, non riesco a concentrarmi. Parte magari la mia giornata buona perché ancora sottendo una buona qualità del sonno, non mi interessa che sia di 4 ore, di 10 ore o di 15 ore, ma mi sveglio ristorata, con la mente lucida, non c'è più. Molti di noi già la mattina si sentono stanchi fisicamente, certo tiriamo come delle cime, ma il problema è la concentrazione mantenuta nello spazio e nel tempo. Quindi il primo segnale è, la mattina si sveglia bene? Sì.
si sveglia con energia positiva? Sni, qual è l'orario che sente che comincia a mancarle la lucidità mentale? Fra le 2 del pomeriggio e le 4. Fra le 2 del pomeriggio e le 4 perché? Perché è l'orario di massimo lavoro di detossificazione. Vi ricordo che dopo le 3 ricomincia il blocco connettivale, il connettivo da Sol diventa Gel, e sempre dalle 3 del pomeriggio comincia l'inversione del nostro metabolismo. Quindi guadagniamo invece di perdere. Ecco perché un'altra informazione utile che vi do è: se dovete fare sport, lo fate o al mattino digiuno o nella pausa pranzo, prima di pranzo, dopo pranzo, cioè dopo mangiate. Perché dovete mettere in crisi il signor cortisolo, che quindi vi va a, diciamo, fare da scavenger su quello che sono i blocchi da metabolismo e connettivo. Quindi noi stiamo parlando di una condizione che sembra così sottile, così silenziosa, così strisciante, che ci sconvolge tutti. Ma, quindi, aumento di peso, o magari partiamo già da un peso proprio non eccellente, l'alimentazione, i piccoli stress, questo non mi guarirebbe ottimista, iniziali stress, ma anche lo stress ambientale, lavorativo, eccetera, provoca dei disturbi cardiovascolari. Quanti di voi hanno avuto pazienti che hanno dato la colpa al vaccino o al booster, addirittura per dei picchi ipertensivi che stiamo osservando ora, o delle tachiaritmie parossistiche, vengono definite dai cardiologi? Non ho mai avuto niente, eppure ho questi sfarfalli, queste botte al cuore che nulla a che fare con il lavoro tiroideo, eh? Sono questi. E poi fino ad arrivare là dove ci sono questi due scogli della costiera di Dover, che sono il diabete e il tumore. Ma cosa succede? Ebbene, c'è un'infiammazione, qualcuno parlerà per primo. Chi è la maggior parte, chi ha una grande quantità? I microbi, il nostro microbiota, microbioma nello specifico, che quindi comincia a far permettere ad alcuni patogeni di risiedere senza riuscire a capire che non sono nati lì. Quindi comincia ad alterarsi anche il sistema di botta e risposta del sistema immunitario. Ma la cosa più imbarazzante è che, siccome sono tanti, questi, per reagire sopravvivendo, prendono e cominciano a produrre delle sostanze. Magari svegliamo il pachiderma sonnacchioso, pensano, e quindi queste citochine proinfiammatorie cominciano a essere prodotte prima da 1, poi da 2, poi da 10, poi da 20, e si amplifica il segnale, fino ad arrivare là dove il primo che ci va di mezzo è il sistema cardiovascolare. Quali sono le conseguenze un po' più specifiche delle malattie organiche di infiammazione di basso grado? Vanno dalle malattie infiammatorie croniche. Abbiamo ben presente il long covid, cosa ci lascia? Questa sindrome da fatica impressionante, che non dipende, faccio l'elettromiografia e faccio il controllo dei potenziali vocati, non succede nulla, non c'è una risposta anomala di conduzione, è la nostra tolleranza, è il nostro livello energetico che manca. Voi sapete che in medicina cinese l'organo dell'energia è l'ONC? E l'organo della guerra è il fegato? Sì. E lo sapete che la scarica, l'eliminazione dei tratti virali dalle malattie esantematiche al Covid avviene attraverso il biliare? Sì, ecco perché ho detto guardate il fegato, ragazzi, guardatelo, osservatelo, non fatene la sima, le got vanno bene, osservate l'andamento. La diselettività, come vi dicevo, malattie croniche degenerative, se uno ha già le malattie croniche degenerative ci troviamo con una perturbazione, un'accelerata verso una perdita di sostanza mielinica, piuttosto che una disreattività delle risposte immunitarie. Dalle banali situazioni che vengono identificate, scusate il termine banale, non lo è affatto, soprattutto se coinvolgono la sfera genitale, dai dermatologi vengono identificati come signora, c'ha il lichen vaginale. Il lichen vaginale è una cicatrizzazione dei genitali. Una roba terribile, ma non perché è terribile, perché ci evita poi di avere rapporti, ci lo impedisce, ma perché è un prurito continuo, esasperante, deflagrante, non ci lascia un attimo di fiato.
immaginatevi di andare in giro con la mano nelle mutande continuando a grattarvi, fino addirittura a provocarvi delle lesioni che si cicatrizzano in un malo modo e non vi dico poi tutto il resto. Ma dismetabolismi, scusate, torno un attimo indietro perché poi io vi parlo, digredisco, persino la psoriasi, io ho notato un incremento delle psoriasi. Perché? Ma perché semplicemente la nostra pelle parla, ricordatevi che la pelle, le mucose che ci rivestono tutti gli interni, ma anche tutti gli esterni, derivano dallo stesso foglietto embrionario. I foglietti embrionari parlano fra di loro, quindi guardate sempre qual è il foglietto embrionario di origine di un organo che parla, perché gli stessi organi che hanno la stessa origine parleranno nella stessa modalità, magari con voce più bassa o voce più alta a breve, ma loro si capiscono, hanno dei dialetti particolari. Il dismetabolismo di vario grado e identità. Ero un po' sovrappeso, divento ciccetta, divento obesa, non posso nemmeno andare alla massaggiatrice o a fare una coppettatura perché mi si spaccano i capillari solo a guardarle e se mi mettono le mani addosso mi fa male, mi fa male. La cellulite che fa male è una cellulite cronica di terzo grado. Ma lei non ce l'ha al tatto, eppure fa male. La compartimentalizzazione delle sostanze pro-infiammatorie nel collettivo, che fa fatica a staccarsi di lì, perché sono lipofile. Patologie di incidenti cardiovascolari, ma non è solo l'ictus, la trombosi. La differenza classica che voglio riportare alla vostra attenzione e che è sempre più sotto l'osservazione dei cardiologi è il fatto che COVID past COVID, la differenza fra ho una metropolitana piena di gente, le piastrine devono stare sotto 250, se sono 300, 340 non va bene, c'è troppa gente in metro, qualcuna finirà sotto le ruote della metro. Il fibrinogeno che deve stare fra 200 e 270, se sale il sapone che fa scivolare le piastrine nei tubi, non è sufficiente o è troppo, intasa anche lui le tubature. In questo caso sì, va bene, cosa? La calciparina, perché la tubatura si ottura e lì dalla calciparina si scioglie tutto, ma non si abbassano questi valori perché vengono sostenuti dall'infiammazione compartimentalizzata nell'endotelio, nel connettivo della vena. Diversa è la situazione quando io ho un didimero che supera i 300, quando in compagnia ha un fibrinogeno alto, insomma, didimero, fibrinogeno e omocisteina alta, non è una trombosi, è una vasculite. E la vasculite è come se passasse il ferro da stiro sopra le vene. E se passate il ferro da stiro sopra le vene, cosa fanno? Le bolle, si gonfia e si chiude la vena. Ma lì la calciparina non gli fa un tubo, dovete mettere uno stent. Ipertensione arteriosa, ve l'ho detta, accennata prima, e classicamente aumenta anche il dolore osteoarticolare, pelvico, viscerale, circuitario cronico. Peggiorano i miei sintomi vicino all'ovulazione o vicino al mestro, parlando di donne. O nei momenti in cui gli uomini non bevono più, perché vorrei dare un messaggio anche a voi, o bevono troppo poco nel pomeriggio, 750 nel pomeriggio, e vi trovate con delle prostatiti subacute, perché ce l'avete anche voi, il punto debole. Quindi, l'invecchiamento c'entra, ma certo che sì, più invecchiamo, più facilmente siamo infiammabili e infiammanti. Quindi, quando l'infiammazione si prolunga e si ha la disregolazione intrinseca del sistema, si ha l'infiammazione cronica che può portare all'accumulo di danni che alla fine si manifestano con una patologia. Non è tutto aging, l'aging ha anche questo aspetto. Quindi se noi non siamo infiammati e abbiamo superato i 55 anni come la sottoscritta, sottoscritta un po' infiammata lo è perché su ciccia, ma se abbiamo l'opportunità e la grazia di essere in forma, noi ritardiamo già in automatico il nostro invecchiamento e il deterioramento delle nostre connessioni, non solo cerebrali ma psicofisiche. E quindi l'invecchiamento già di per sé stesso è un evento infiammatorio, perché si perdono di vista quelli che sono i fattori di rischio dell'insorgenza, ma soprattutto la progressione, la velocità con cui questa situazione si deteriora. E i primi che si deteriorano sono proprio i telomeri e sono proprio la struttura genetica, che possiamo sostenere con degli alimenti opportuni, con una quota idrica opportuna e non beva tanto, non c'ha senso sta fase. Bisogna bere il giusto e nei momenti giusti.
ma soprattutto quello che abbiamo rilevato e hanno rilevato in questo lavoro è stato i livelli di interleuchina 6, che è una di quelle cose che faccio marcare, ma è semplicemente, signori miei, non è il punto di riferimento, è l'asticella che ci fa capire a che livello siamo dell'infiammazione. Bene, sotto a 6 o sotto a 7, alcuni laboratori, sì, l'alfa 7, ma tutto il resto del mondo fa 6, non si capisce perché questi si personalizzino, va bene, sta cima fritta. Se sono tra 0 e 7, quindi se sono a 3, sono già un medio grado infiammatorio cronico. Quindi qualcuno sta parlando, sono io che non lo sto osservando o non ho posto la mia attenzione giusta. Se è 1, è giusto, è fisiologico. Ma sopra 2 è parafisiologico, sopra 7 è il disastro ambientale, che bisogna capire chi è che parla, chi è che è disturbato, chi è che autoinnesca il sistema infiammatorio. Perché sto parlando di autoinnesco? Perché c'è un autoinnesco, quando la temporalità dell'informazione, se io suono un pezzo, devo avere un ritmo giusto, una cadenza giusta. Se sballo il ritmo, non è più jazz, è free jazz. Non è più heavy metal, è speed metal. Posso perdere di vista quello che è il ritmo e l'andamento della percezione del pezzo, della percezione dell'informazione. Okay? Quello che cambia nella medicina di oggi non è più gli do 500 mg, gli do 3 grammi di antibiotico al giorno, è il ritmo con cui glielo do, non solo per le caratteristiche di diffusione del farmaco, del principio attivo o della propria persistenza nei tessuti. Pensate sempre a chi date l'informazione. Se la date a un bambino, non potete parlare a velocità stratosferica, perché il bambino vi prende e vi prende per il culo, vi gira e non vi ascolta. Oppure se la persona è distratta perché sta guardando l'iPad intanto che voi gli date il messaggio, sta parlando al telefono, giusto? Bene, è il ritmo, è la sequenza degli eventi. Ci sono degli informatori, oltre all'interleuchina 6, molto preziosi per sapere a che livello sta lavorando, con che ritmo e con che tono sta lavorando la mia orchestra. Perché noi non parliamo al singolo individuo, parliamo un'orchestra di cellule, parliamo un sistema. Quindi insieme a questo può essere utile sapere l'informazione dei livelli di interleuchina 1, interleuchina 8, tumor necrosis factor alfa, ma soprattutto oltre a tutti quelli che hanno fatto il Covid, che hanno degli strascichi o che vi mettono dei dubbi, ve lo ripeto, un emocromo, un fibrinogeno, una omocisteina, un didimero e una PCR, oltre che GOT, GPT e gamma GT. Questo è il mio pannello, basic. Non spendo un'esagerazione, ma ti dà delle informazioni preziose e ti fa ragionare. Quindi l'ambiente, torniamo al primo, cavolo che c'entra, non solo perché se le nostre cellule si sono messe a darle l'accelerata per la riparazione di esse stesse, io mi ritrovo che le mie cellule producono radicali liberi, non solo l'ambiente inquinato, e non mi raccontate la mascherina perché da chirurgo la portavo per fino a 42 ore di fila, non sono mai morta e non ho l'asma, ma il discorso è che il mio corpo stesso ha cambiato i livelli di radicali liberi. Chi si occupa di queste informazioni, io personalmente non posso sapere tutto, mi limito a riportare quello che ho capito, ascoltato e condiviso. Io faccio parte di questa associazione Claudio Nervi, che è un'associazione culturale di scambio di informazioni a diversi livelli, con diversi specialisti. Ognuno non deve essere geloso del suo, se no la medicina non cambierà mai. E il punto di riferimento per me è il benessere dei miei pazienti. Io non sono la saccente, quando io non so una cosa e condivido quel problema lo mando dal collega che ne sa più di me. Ma questo deve essere la nostra mentalità. Sapere è molto importante per orientare poi anche non solo la terapia ma anche nelle informazioni quali esami fare nello specifico. Almeno questo è il mio pensiero. Quindi per soddisfare questa esigenza le cellule immunitarie passano dalla glicolisi aerobica alla produzione di energia immediata e accorciano la propria vita. Ecco perché prima ho parlato dell'aumento del turnover cellulare. La temporalità, i 120 giorni con i quali noi abbiamo sempre inteso la vita media del nostro globulo rosso, oggi è diventata di 72 giorni. Le cellule della nostra cute che si sfogliano dopo 3 settimane, cute mucose in toto, sono diminuite, adesso arrivano a 2 settimane e mezzo. È tantissimo.
Quindi ecco perché forse vediamo più dermatiti atopiche o dermatiti boh o lichen boh o perché è troppo breve, non riesco ad avere il ricambio giusto. Certo, se riuscissi a capire l'accelerata che devo dare al mio cervello da dentro. Ma soprattutto il problema è il pachiderma sono macchioso e il fatto che noi siamo degli inguaribili abitudinari. Una volta che inneschiamo dei processi, li reputiamo utili. Certo, mi sono serviti per superare quel momento, ma il problema è che una volta che io conosco come innescare quel processo, viene automatico anche con meno stimoli. E questo è il caso dell'inflammosoma. L'inflammosoma è un complesso proteico che si crea, responsabile dell'attivazione del caspasi, che si crea nel momento dell'innesco di una situazione infiammatoria cronica di basso grado. E una volta che l'ho innescato e magari ho risolto quel problema, a volte ritornano. Li inneschiamo per un nulla. Prima bastava una broncopolmonite, poi mi basta una sinusite, poi continuo a avere sinusite recidivanti, batteriche, abatteriche, cistiti recidivanti, prima batteriche, poi abatteriche, mucositi. Nell'84 io parlavo di mucositi e gli urologi mi guardavano come un palombaro, anzi mi dicevano che ero una visionaria. Bene, sabato scorso c'è stato il quarto incontro di noi abbiamo un'associazione che si chiama di pelvi funzionalisti che uniscono i gastroenterologi, gli urologi, i ginecologi. Quando io ho portato il report delle mucositi mi hanno detto ah sì, ce lo ricordiamo che ci aveva detto questa cosa, non pensavamo fosse vera. Vabbè. Quindi, nel momento in cui i miei sensori sono sollecitati per una volta sola, il flamosoma è una piattaforma organizzativa, si organizza in automatico. Infatti, chi si occupa di aging, chi si occupa di geriatria, sa bene che mentre un inflammosoma costituito all'età di 20 anni, 30 anni, 40 anni ci impiega 6 mesi, 10 mesi, 12 mesi, all'età di 70 anni ci impiega anche 3 anni per essere smaltito. E un'altra chicca, quando io ho l'attivazione delle mie cellule per mezzo di un innesco infiammatorio effettivo, quindi le rendo attive, capaci di capire chi caspita mi sta investendo in quest'ondata, chi va di mezzo è addirittura la dualità. Questa diapositiva è vecchia. Oggi sappiamo che il macrofago, oltre ad innescare una situazione di mediazione culturale fra la produzione infiammatoria e quindi il macrofago in fase M2, ha tutte le capacità di spezzare la catena della reiterata sostegno infiammatorio, mentre così non è per la presenza di queste sostanze ed esso stesso le produce, diventare esso stesso il promotore dell'infiammazione. Oggi si parla, ed è un evento di 4 mesi fa, di macrofago 3, ed è un livello despotizzante che autoinnesca allergie pesanti o malattie autoimmuni senza la presenza fisica dell'individuo, senza un virus, senza una patologia, senza... Ma nel contempo cosa succede? Quando le cellule attivate o mastociti sono sotto una tempesta solare, a un certo punto scoppiano. E sapete cosa liberano? Istamina. L'istamina è una molecola che noi abbiamo sempre pensato fosse solo quella delle allergie. Bene. L'istamina è uno dei primi inneschi proinfiammatori ed è sordida perché è autologa. Non per niente, da molti anni io parlo ai miei pazienti non dell'allergia da contatto, non di una reazione scatenata da un alimento impertinente, perché io ho pazienti che se mangiano una frittata in compagnia di amici la digeriscono benissimo. Ma se la mangiano a casa col figlio che rompe le balle, la televisione che ci dice il bollettino di guerra o il bollettino del Covid, il marito che rompe le scatole e in più magari la mamma che non sta tanto bene, si gonfiano come zampogne e finiscono in ospedale o sotto cortisone. Perché? Perché sono allergica alle uova. Certo, faccio i test e poi risultano ovviamente sensibili, ma non è stato quello e non è stato l'ambiente, ma le sue cellule hanno raggiunto un punto di rottura, io lo chiamo, che va sotto il nome di iperistaminismo autologo su base stressogena. Punto. E sono eventi transitori, localizzati nello spazio e nel tempo. Non durano per mesi, durano delle ore, ma tu ti spaventi.
Quindi non sottovalutiamo la tempesta infiammatoria infettiva che provoca il deterioramento e la rottura della parete dei neutrofili, perché le metalloproteinasi sono queste che liberano poi l'istamina. E se il cervello di notte non dorme, fra le 3 e le 5 del mattino produce metalloproteinasi. Quindi sia i macrofagi che gli astrociti, che sono i macrofagi del cervello, autoproducono istamina. Signori, vi ho spiegato il brain fog. Punto. È logico? Qualcuno ha dei dubbi? Sono a vostra disposizione. Quindi, guardate, non titolate l'istamina, perché è una cosa come la glicemia, la fotografia di quell'istante, dopo poco viene degradata se il fegato funziona. Se no siamo nei guai. Ma parlando sempre di pazienti Covid, perché dobbiamo vivere qui ora e soprattutto il long Covid, i pazienti che non soffrono di precedenti patologie proinfiammatorie sembrano sviluppare una risposta immunitaria controllata contro i citochini del Covid. Vi siete mai chiesti perché nelle nostre famiglie, nelle nostre osservazioni cliniche, la madre non si ammala e tutta la famiglia si è ammalata di Covid? Eppure sono stati a contatto. Perché anche se l'ho isolato nella stanzetta, è che c'è l'ambiente assettico, via, possiamo dircela. Perché ci sono delle persone che, anche senza aver fatto il vaccino, non hanno mai contratto il Covid e altre che hanno fatto prima il Covid, poi hanno fatto le due dosi, poi il booster, l'hanno rifatto, io ho colleghe che l'hanno fatto per la terza volta, ma non vivono in pronto soccorso. Guai? Perché hanno dei livelli infiammatori elevati. Quindi, quando vado poi a misurare l'interleuchina 6 e a 3,5, gli dico, va tutto bene. Quanti di voi non sono di Milano? Io mi dico, pirla, il 3 non ti ho appena detto che è un medio grado, quindi vuol dire che ci sono dei dati che mi sfuggono, andrò alla ricerca dei dati che mi sfuggono, la funzione del fegato, la funzione organica, l'equilibrio glicemico, perché magari è quello. E infatti a tutti aumenta la glicemia basale, non l'emoglobina glicata, la glicemia basale, che vi ricordo che aumenta non solo perché mangiamo grassi, ma scusate, zuccheri, o perché, che ne so, abbiamo un'alimentazione scombinata, ma aumenta anche per fattori di stress, perché se i muscoli di notte non mollano, il cervello riceve il messaggio che stia facendo il pisolino del pomeriggio. E quindi il sonno non è profondo, non fa i suoi cicli, 8 cicli REM, e noi ci troviamo in distress. Autoistaminismo e bla 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 bla. C'è logica. Quindi, quando il corpo umano è infettato da Covid, innesca il processo infiammatorio, che vede il rilascio più o meno incontrollato e comunque eccessivo di citochine, ma se io ho un basso livello, non solo non ho sintomi, e supero anche brillantemente l'infezione da Covid, oppure, se io ho già un alto grado di livello infiammatorio e faccio il Covid, avrò quasi sicuramente un long Covid, perché se non avevo imparato prima a smaltirle, non posso smaltirle neanche adesso. C'è qualcosa che ci sfugge, dobbiamo andare oltre. Se a qualcuno viene un'idea geniale, mi manda una mail, mi chiama. Io sto ancora cercando. Ma una cosa è certa, il primo che ci va di mezzo, nada vota. Non è che sono ripetitiva, è che quello è la permeabilità vascolare. Perché ritorniamo all'insufficienza, all'infiammazione multiorgano. Quindi, controllate l'istamina. L'istamina non è solo quella delle allergie dell'aria. L'istamina non è l'allergia dei pollini. L'istamina è nostra, non è esterna, perché molte pazienti che ti dicono che sono allergiche, dice, vado fuori, i pollini mi danno l'istamina. No, signora, l'istamina ce l'ha dentro di lei. Questa è l'informazione. E ovviamente l'istamina aumenta la propria liberazione in modalità di autoinnesco, perché i recettori dell'istamina sono ovunque, cervello, fegato, reni, linfatico, polmoni, nevroglia, un'euroglia. Quindi se uno poi ha anche aumentato di peso in questi periodi, oppure lo è già, non è un peso forma, non sto parlando di quelle sinfidi, che culo che c'è, di quelle sinfidi tutte magre, tutte atletiche, forse perché non hanno altri interessi, e vabbè, fatto sta che già articoli di molto tempo fa ci dicevano che il grasso stesso, le cellule adipose, quando passano dalla conformazione di grasso bianco a grasso bruno, perché? Bene, sempre la signora Luisa, perché oggi comunque la signora Luisa mi accompagna,
spiego che il nostro corpo non è stupido. Quando comincia a essere infiammato, cosa fa? Primo, trattiene liquidi, perché cerca in tutti i modi di diluire le sostanze infiammatorie. Quindi se io le do un drenante, sciocca io, perché poi viene registrato, io di solito dico parolacce, se le do il drenante cosa faccio? Concentro le sostanze citochiniche profiammatorie e slatentizzo qualche diavolo che mi sfuggirà di mano. Quindi i drenanti vanno dati, i drenanti è meglio dare i depurativi in questo caso, quindi a lavorare sull'organo, non lavorare sulla linfa. Ma nel contempo, quando non riesco più a diluire le sostanze che autoproduco, che autoinnesco, perché sono troppe quantitativamente o qualitativamente impossibili da eliminare, gli adipociti, non sono stupidi, cominciano ad assorbirli attraverso la loro pellicola e si ossidano. Ecco perché diventa bruno. Prima si gonfiano anche un minimo d'acqua, ma sappiamo che l'acqua non è di tipo solubile, poi diventa bruno perché si autoossida e diventano loro stessi principi di innesco proinfiammatorio. Boom! E faccio la liposuzione. Io mi tolgo degli operai, è come togliere l'appendice. Mi tolgo degli operai. E non capisco mai che, primo, devo abbassare ovviamente i radicali liberi con quello che voi avete a disposizione, retinoidi, vitamina A e mai più senza, il periodo è mai più senza oltre la glutatione, sono delle molecole fondamentali per regolare il nostro livello di stress e di situazioni infiammatorie. Ma soprattutto ricordatevi che non va mai unita la vitamina D, per favore, che fate dei disastri, se no entra uno, esce l'altro e l'altro rimane in una stanteria che non capisce. Un giorno parleremo di steroidi. Ma soprattutto il grasso bruno fa da autoinnesco per l'aumento di cortisolo. C'è una quantità di adipociti con il quale noi nasciamo, certo, come le nostre uova. Noi nasciamo con un numero di adipociti preciso. Non possono aumentare, aumentano di volume, ma stanno lì. Il problema è che noi possiamo mobilizzarli. E sapete che fine fanno? Che vanno intorno alle cellule ad alto turnover. Quindi mi ritrovo non col fegato steatosico, ma con la membrana glissoniana iperriflettente. Do you know? Quando facciamo un eco addome vediamo una pellicola tutta intorno al fegato bianca sparata. È lì che si depositano le tossine di infiammazione, soprattutto patologie virali. Oppure cominciamo a mettere grasso intorno ai tessuti, intorno al cuore, intorno al fegato, intorno ai reni, intorno ai polmoni. L'unico che non ci va di mezzo è il cervello. Lui lo sgabuzzino per la merendina non la vuole, vive nell'acquario, vive per i fatti suoi. In compenso il liquo cefalorachidiano è ricco di tossine che non riesce a smaltire, ecco perché è il primo che dà il segnale di break fog. Bam! Ma anche qui negli adipociti produciamo l'inflammosoma e autoinneschiamo l'autoobesità, anche senza mangiare. Sono quelle classiche che ti dicono: io mangio un cracker, acqua, che cacchio ne so, e continuo ad aumentare di massa, e poi la Samantha di Gesù gli fa l'ipertensiometria e dice: cazzarola, però è vero, l'acqua esterna alle cellule è altissima, l'acqua interna alle cellule è mediamente alta, ma la massa magra e la massa grassa non si scambiano i ruoli. Porca miseria, c'è un innesco di inflammosoma. Questo è quello di cui vi parlavo, cioè la lipotossicità. Noi siamo in grado, quando sono troppi in uno spazio, di spostare i nostri mattoni verso altri luoghi. E quindi circondati il fegato, il cuore, i muscoli, i reni, il pancreas, e poi solo dopo viene il grasso viscerale. Ma tutto questo è un segnale di disfunzione cellulare. Quando noi ci tagliamo facciamo le cicatrici. Sì, belle o brutte, a me i giudizi stanno sulle palle. Facciamo cicatrici, ma depositiamo collagene o distraiamo il nostro sistema di produzione di collagene a seconda del grado infiammatorio, non dell'insulto. Io ho delle laparotomie che sono belle, adese, piatte, senza cheloidi. Io ho delle appendici che sono, si dice in chirurgia, carpognate, con degli spessori di cheloidi allucinanti, con delle aderenze addominali pazzesche. Perché? In medicina cinese vi direbbero che il signor pancreas ci ha messo del suo e quindi, disregolando il metabolismo, crea delle alterazioni della funzione del collagene. Vabbè, basta, non vi tedio. Ma il problema fondamentale è quello. Le pazienti che hanno un connettivo troppo denso o
non solo quelle che hanno i prolassi, perché quello è una distrazione del collagene, ma quelle che poi riparano i tessuti con effetto infiammazione cronica. Quindi non è solo una questione di pulire a perfezione la ferita, non è solo questione, è una questione interna, è una faccenda privata. Ognuno di noi ha le sue faccende private da capire fino in fondo se è una situazione di tipo risolutivo o se faccio un sacco di attività fisica, mi nutro in maniera microbiotica, la roba peggiore. Fa il picco di interleuchina 6, non spaventatevi. Chi fa un'alimentazione del fai da te, ma mangio vegano, hanno tutte l'interleuchina 6 alte. Perché è proinfiammatoria. Quindi, quando vanno letti gli esami, vanno letti ma contestualizzati, capiti, richieste delle domande se non sono sufficienti i vostri dati. E ovviamente questa situazione infiammatoria coinvolge sia le citochine con i loro recettori a livello autocrino, paracrino, ma anche endocrino. Bam, secondo svelamento, cioè secondo rivelazione di Fatima. Cosa vi ho detto? Che il sistema immunitario va in parallelo col sistema endocrino, che va in parallelo col sistema metabolico, e abbiamo chiuso il cerchio praticamente. Riprendo il discorso dell'istamina, ma non ci sto sopra, mentre che cos'è l'immunoneurologia? Non è solo andare a cercare questi che sono gli attori che creano una neuroinfiammazione centrale, ma controllare gli assi neuroendocrini, gli assi dello stress e i neurotrasmettitori cerebrali. Che non è vado a fargli il dosaggio della dopamina, serotonina, eccetera. Se una persona è davanti a me che ti dice si sveglia al mattino e va a 100 all'ora e alle 11 del mattino ha il freno a mano tirato, non è che si stanca così tanto per fare. E la prima domanda, secondo voi, spontanea è? Signora, quant'è l'energia dell'entusiasmo per affrontare la giornata quando non ha ancora messo la zampa giù dal letto? La risposta è, e io uso sempre la scala analogica visiva perché il mio parametro è diverso da voi. Da 0 a 10 quanto gli dà? 4, 2, 1, serotonina secchiate. Perché esiste anche la serotonina di origine vegetale naturale. Ora, l'istamina funziona da neurotrasmettitore, non tutti sanno che ogni tanto mi piace tirare fuori le cose dalla settimana enigmistica, perché regola i meccanismi omeostatici ipotalamici, quindi anche regola il sonno veglia, l'istamina. Se una l'istamina alta non dorme o fa fatica a addormentarsi, ma si sveglierà verso le 2 e le 3, controllo dell'amigdala, le emozioni, quella che spara mille e poi dopo un momento c'è la lacrima. I processi cognitivi, la regolazione della temperatura corporea, liberazione della prolattina, secondo attore sulla scena del cortisolo e dello stress, vasopressina, corticotropina e soprattutto regola l'equilibrio appetito-sazietà. L'istamina, eh? Altra informazione, le due interleuchine principali sono l'interleuchina 1 e l'interleuchina 6 da dosare. Perché? Perché sono anch'esse, hanno funzione endocrina. Perché sono l'attivatore dell'asse ipotalamico dello stress e di quello della crescita, incrementano il metabolismo e il consumo di adrenalina, noradrenalina e serotonina. Ecco perché vi dicevo, magari è alta l'istamina, perché? Perché è alto l'interleuchina 6 e viceversa. E quindi l'interleuchina 6 è diventato, ma perché poi esce la ligure che c'è in me, perché costa meno il reagente per trovare l'interleuchina 6. Quando in policlinico i cardiologi mi hanno detto ma secondo te qual è l'interleuchina che andiamo a cercare per vedere se questo individuo lo dovremo intubare o no? Io ho guardato e ho detto l'interleuchina 22, che è il parametro della fibrosi vascolare, e l'interleuchina 2, che è se va in trombosi o se va in vasculite. Ma guardate, ho detto sì, ma costano troppo, 12 euro. Ma questo è. No, allora facciamo così che dosiamo tutti l'interleuchina 6 e sono usciti e usciranno dei bellissimi lavori dicendo che l'interleuchina 6 era alta. Ma da dove partivano? È chiaro che se c'è il diabete ha già l'interleuchina 6 alta, no? Cioè, se uno è cardiopatico e ha degli stent ha già l'interleuchina 6 alta. Ma che razza di modo di lavorare è? È la scoperta dell'acqua calda.
Quindi tutte queste interleuchine, citochine, chemochine sono i mediatori dell'informazione fra un organo e l'altro, sono estremamente importanti, ma non bisogna dosarli tutti. Dovete conoscerne quattro e fatti bene. Possono servire o possono non servire. Fine. Quindi, quelli in rosso sono quelli che servono. Interferon alfa, interleuchina 6, gli altri sono accessori. Bene, a seconda del problema, se volete poi parleremo in altro modo, in altra sede, in altra situazione, su quello che sono le richieste, le prescrizioni pertinenti ed opportune. Giuro che è dentro quelle che vi do. Quindi lo stress è il cuore del sistema. Questo schema l'ho fatto nel 2006 e ti spiega che lo stress non è il centro del mondo, lo stress portato nel tempo e nello spazio, ma va ad agire a livello gastroenterico, va ad agire sul microbiota, va ad agire a livello centrale, va ad agire a livello periferico sull'apparato urogenitale, muscolare, respiratorio, nervoso, cardiovascolare e cutaneo. Ma è lo stress, è una reazione fisiologica di adattamento del nostro corpo, le cui varie modalità di reazione possono determinare una fase di blocco multilivello e scatenare lo stato infiammatorio multilivello, multiorgano. Basta che io capisco come produrre la proteina inflammosoma e sono fritta. Quanti di noi avranno una disregolazione dell'inflammosoma dopo questi eventi? Tutte. Nello stesso momento, e vado un po' più veloce, stress, neuroinfiammazione, di conseguenza perdita del trittofano attraverso la via della chineurina, diminuzione della serotonina, obviously, aumento della suscettibilità allo stesso stress, lo stesso livello e non è cambiato, infiammazione intestinale, la prima cosa, e liberazione di citochine proinfiammatorie. È un gatto che si morde la coda. E spiegandovi che sempre lo stress cronico ha una risposta proinfiammatoria bilanciata da una risposta antinfiammatoria per ritornare all'omeostasi. Beh, è il mio augurio di ritornare all'omeostasi. Peccato che la disregolazione neuroendocrina prolungata produce l'infiammazione cronica che altera la struttura, la capacità di trasmissione e la funzione metabolica tessutale. Bam! Quindi, belli questi schemi prodotti dagli inglesi all'inizio dell'anno 2021, ma servono a poco, perché servono di più due concetti. Noi siamo in grado di autoinnescarci oggi come oggi un'infiammazione a vari livelli, a vari organi, su una condizione di stress basilare. Poi a questo diamo l'accelerata se abbiamo fatto il Covid o no, se abbiamo fatto solo i vaccini o no, ma soprattutto se la nostra condizione di base è già proinfiammatoria o disregolativa, dismetabolica, discatabolica. Non sappiamo più come eliminare queste molecole. Quindi la prima cosa da fare è depurare, non drenare, sostenere quello che è il sistema cardiovascolare, linfatico, arterioso. Non buttargli dell'altra acqua infiammante dentro o togliergliela dai tessuti adiacenti, se no facciamo disastri. Quindi, quando ad esempio io ho una situazione di eccesso di patobionti a livello intestinale, crea un innesco di queste due sostanze, l'interleuchina 1 beta e tumor necrosis factor alfa, per opera delle frazioni proteiche batteriche, e creo questo. Il cortisolo inibisce la crescita di queste batteri, di queste molecole. Quindi il mio corpo sa anche come combattere i livelli infiammatori. Nel momento che ho un sacco di batteri intestinali perché ha fatto un rave party, il mio cortisolo si alza ed è già un blocco di produzione di questi batteri e quindi ho una diminuzione di quelle sostanze che si erano alzate all'inizio. Guardate che ci sono un sacco di cose bellissime da sapere, so che sono un po' incasinate e forse fra le righe, ma una cosa è certa, bisogna dormire bene. Se non dormiamo bene cambia anche il nostro microbiota, ma radicalmente. Dormire bene non vuol dire dormire tanto, non vuol dire dormire in maniera sommaria, faccio il pisolino a pomeriggio, vuol dire ristorare, riaggiustare i neuroni e far scaricare loro le RAM di memoria che hanno acquisito in quella giornata. È un treno a 8 vagoni, 8 vagoni devono passare. Se io dopo 3 vagoni mi sveglio
e passano più di 15-20 minuti, il treno ricomincia da capo e io avrò delle aree del cervello aggiustate e delle altre no. Delle aree del cervello cariche di informazioni che non me ne faccio più niente, occupano spazio, e delle altre no. È una bellissima situazione a livello neurologico. Quindi anche la dieta cambia radicalmente il microbiota, ma soprattutto la cosa che lo stato infiammatorio di cui oggi parlo crea non solo le rotture di barriera, la famosa leaky gut syndrome, oggi si parla di vessel leaky syndrome, vescica sgocciolante, si parla di brain leaky syndrome, cervello sgocciolante, si parla di polmone sgocciolante, si parla di fegato sgocciolante. Lo sapevate? Leggete, è bellissimo. E capirete che non esistono più barriere. Non esistono più, non ci sono più le barriere. Non solo perché abbiamo capito che passano i batteri, passano tutte le sostanze, dalle più piccole alle più grandi, persino l'albumina che è uno zampogno così. Quindi, parlare oggi di barriera ematoencefalica, parlare di barriera placentare, parlare di barriera intestinale, non ha senso. Sono delle barriere semipermeabili. Ma i batteri, ovunque essi siano, perché ovunque essi siano, batteri o protoni o apteni di vecchi virus messi da parte nella tasca dei neutrofili, perché non si sa mai nella vita, magari potrei incontrarli, più sono e più parlano, e più si alza la tempesta informazionale. Quindi voi capite che promuovere le modifiche di questi stili di vita, passare con un microbiota sano, con gli enterociti sani, con un vascolare sano, con un basso grado infiammatorio, è la nostra soluzione. Quindi noi cosa dobbiamo fare? Promuovere le modifiche sostanziali delle abitudini di vita, identificare le, e guardate bene, situazioni che promuovono uno stato infiammatorio circolatorio sistemico, equilibrare controbilanciando le onde infiammatorie, ridurre e contrastare lo stato che le scatena e avvalendosi anche di nutraceutici e probiotici. Parliamo nello specifico e dopo facciamo la nostra pausa fra una mezz'oretta. Ci state, Vincenzo, cosa dici? 11 e quarto? Vedete voi. 11 e quarto, vi va bene con la mezz'oretta? Bene. Passiamo al dolore cronico pelvico e guardate, ho cercato di tradurvi i passi migliori, che sia il dolore neuropatico nello specifico che il dolore infiammatorio, uno ha più pertinenza periferica di infiammazione ma da effrazione, cioè c'è stato un danno, c'è stato un insulto, no? La famosa ernia piuttosto che. Ma guardate qui, c'è un'ipersensibilità. Quindi i nervi cominciano a disregolare quello che è il loro segnale. Voi siete troppo giovani, qualcuno di voi, qualcuno c'ha la mia età e si ricorderà che la radio aveva le frequenze d'onda, ok? E sentivamo e poi beccavamo la radio e riuscivamo a sentire il programma. Bene, queste frequenze d'onda possono cambiare. E se io ho un'altra frequenza d'onda, interferisco sul segnale di sensibilizzazione centrale. Do troppe informazioni a una velocità pazzesca. E quindi, a vedere, esiste una suscettibilità genetica, ragazzi? Sì, siamo ancora lì che ci guardiamo lo specchietto di Paperino o Paperinic? No, guardiamo la roba più reale, ed è questa. L'iperalgesia è un quadro clinico di aumentata percezione del dolore, lo stimolo è lo stesso, ma aumenta la percezione del dolore causata da stimoli dolorifici che inducono il rilascio ovviamente delle sostanze classiche, prostaglandine, istamina, citochine. Ma cosa succede? Questa situazione è temporanea, Deo grazia. E quindi il temporaneo aumento della sensibilità dolorosa può essere notato e oggi in medicina si dice stiffness behavior. Sta cipa. Dunque, siamo italiani, l'aumentato livello della sensibilità neurologica ci può dare interferenza immunitaria, metabolica e di ricostruzione cellulare. Il muscolo, la fascia, il tendine, le cartilagini, non ce le dimentichiamo, che non è una struttura così aleatoria, è molto affascinante e molto complessa, ed anche lui fa parte dei tessuti connettivali. Si autodistruggono, si sgretolano, prima si disidratano, poi si disgregano, poi si distruggono, non per colpa tanto di un evento infiammatorio della sinovia, del ginocchio, piuttosto che,
ma di uno stato di non rifornimento di ossigeno a livello dei tessuti profondi, così come le lesioni della cuffia dei rotatori, che stiamo vedendo anche adesso un po' di più, perché? Ma non perché facciamo il cambio Armani, perché siamo state ferme come delle mummie. Quindi muoviamo le braccia, non camminiamo solo, usiamo le bacchette da Norwalking, ad esempio, no? Oppure mi prendo due bottiglie da mezzo litro d'acqua e comincio a ciondolarle, non c'ho tempo di uscire. Ciondolo con le bottiglie da mezzo litro così in casa, come i figli, no? Come i bimbi. I bimbi già fanno senso nei movimenti che fanno, non fanno mica a capocchia, sono personaggi intelligenti, bestioline ma intelligenti. Quindi il dolore acuto che va gestito con una corretta modalità diventa un dolore persistente, perché se non è gestito così ricomincia e poi non c'è spazio fra un momento e l'altro e quindi la trasmissione continua degli stimoli dolorosi per un lungo tempo provoca un livello delle corna posteriori del midollo di sollecitazione altissima. Qui c'è la sensitizzazione centrale. Ipersensitizzazione o ipersensibilità centrale, che è una risposta neuroinfiammatoria. Quindi liberazione di citochine, reuptake delle pigallocatechine, quello che noi abbiamo se beviamo il tè, se mangiamo un po' di vegetali e se non abbiamo abbastanza, ci consumiamo e cominciano le disciti, gli scivolamenti del disco, gli ristringimenti del canale midollare, ma che c'è, cioè, scusate, c'è una gabbia rigida con dentro delle fibre elastiche, ma perché si deve stringere? È perché poi l'ortopedico che c'è fuori da me, meno male, ti dice che c'è la posizione di tessuto osteoblastico all'interno del canale. E chi gli ha detto agli osteoblasti di lavorare lì? Perché? Invece mi sono fatta persuasa, come dice un mio mito, E la funzione è semplicemente la reazione della dura madre e della pia madre, che sono un connettivo, già, e arrivano dallo stesso foglietto embrionario dell'endotelio, già, che si infiamma, si incazza e si spessisce, già. Quindi può essere assommato a una vasculite? Sì. Quante cose sto dicendo, Silvia? Sei sconvolta? Allora, Silvia, mi stiamo parlando di fiducia. Allora, sensibilizzazione centrale, ha fatto un bellissimo lavoro, questo è un fantastico lavoro, andatevelo a leggere, ha fatto le risonanze magnetiche al cervello delle donne che soffrivano di vulvodinia e di fibromialgia, non nello stesso tempo, gente che aveva vulvodinia e gente che aveva fibromialgia, aveva le stesse frequenze, lo stesso tracciato della risonanza, elettroencefalografico, elettromiografico, risonanza, cazzarola, allora vuol dire che la patata è collegata al cervello? Allora hanno ragione i bambini che ci dicono che ragioniamo con l'ovaio. Pensate che è il motivo per il quale io non ho fatto il chirurgo gastroenterologico, perché avevo il mestro una volta al mese. Buon vecchio taschiere, non gliela perdonerò mai. Ma andiamo avanti. Il trattamento del dolore pelvico cronico può essere affrontato in due livelli. O a livello periferico, quindi agendo sulla lesione o sulla stimolazione, lo schiacciamento, la distensione, gli osteopati sono da padroni qui nel campo, e naturalmente con un accompagnamento della modulazione dell'infiammazione, o a livello centrale e si può reagire appunto sulla modulazione della neuroinfiammazione. Quali sono i biomarcatori della neuroinfiammazione, ma dell'infiammazione osteoarticolare e del dolore cronico? Beh, innanzitutto PCR. Li ho messi in pole position proprio per quello, Mandate a chiedere il PCR, interleuchina 6, interleuchina 22. Cosa ho detto prima? La fibrosi, il grado di fibrosi organo specifica, pancreas, fegato, vascolare, interleuchina 22. Interleuchina 2, endotelio, dura madre, pia madre, bla bla bla. Interleuchina 18 è chi promuove la cronicità degli eventi. Tumor necrosis factor alfa è lo steady state, lo stato promotore della cronicità e non l'impedimento alla risoluzione del problema. Ma in caso di infiammazione persistente, lo stato infiammatorio si può trasmettere anche dal centro alla periferia, dalla periferia al centro, e questa è la neuroinfiammazione. Grande articolo recentissimo del 2021 che ci parla dell'infiammazione che si trasmette dalla periferia al centro,
prova sconvolgente per i neurologi che pensavano sempre che il cervello comandasse tutto. Cominciano a smontare anche questo mito. Beh, gastroenterologi gliel'hanno già smontato da quel dì, scusate. Chi si occupa degli studi di microbiologia gli ha smontato il mondo ai gastroenterologi, che poi ha passato la palla ai neurologi, perché neanche loro ci credevano che esisteva il microbiota. Ah, ho scritto, dopo comparirà, ma ve lo anticipo perché è troppo importante. Sappiate che non esiste più il microbiota barra microbioma, esiste la MUMI. What? La MUMI. La MUMI è lo strato mucosale microbiologico, perché si è visto che i primi due strati della mucosa, di quella cosa viscida, collosa e un po' a mo' di slime, sono il nido dei batteri, e senza la MUMI non c'è microbiota. Quindi la MUMI è diventata il focus dei nostri studi. Quindi, parliamo adesso un po' di femmine, dai, dopo parleremo anche della prostata, ma non ve l'ho messa perché sennò vi tediamo. Quindi, quando noi siamo in amenorrea, quindi non abbiamo più il mesto, o perché l'ovaio non funziona, o perché l'utero non funziona, oppure perché i due non si parlano, perché il centro è così infiammato, ipotalamo, ipofisi, neuroglia, è così infiammato che non gli riesce a mandare dei messaggi ciclici pertinenti ed opportuni. Mi piace un sacco queste parole. Pertinenti ed opportuni. E quindi anche là, oltre a situazioni di stress ambientale, anoressia, eccetera, ma se l'ipofisi e la neuroglia sono in neuroinfiammazione, mi si può bloccare il mestro. Ah, e noi ginecologi cosa diamo? Il progesterone, la pillola. Quanto siamo bravi. Abbiamo risolto il problema? No, ci stiamo pigliando per il culo. Non solo, perché se gli do la pillola di basso dosaggio, così come prescritto dalle linee guida, il maestro non gli viene e ha spotting per un mese intero. E poi ti rompe il palle la paziente perché vuole smettere magari un giorno o l'altro di mestruare. Oltre al fatto che qualsiasi tipo di pillola anticoncezionale per essere attivata deve essere lavorata dal fegato e quindi deve avere la quota giusta di glutazione a 4, quindi deve essere ossigenato, deve avere un sistema vascolare utile, deve avere degli montori funzionali. E se è incavolata, incasinata, infiammata? Beh, in questo periodo sto vedendo un sacco di spotting, cioè di sanguinamenti indiscriminati, pillola o non pillola. Ragazze, state tranquille, non è solo questione di stress, è questione di prolattina alta. È questione di stato infiammatorio vascolare dell'endometrio, quello di cui parlavo prima, che può sanguinare perché si strapicchia, e quindi di un fegato impegnato a farci del bene e noi lo trattiamo male. Noi donne abbiamo normalmente, fisiologicamente, due momenti di alto livello infiammatorio, sono l'ovulazione e il mestro. Nel momento che si apre, che si rompe l'uscio dell'ovetto e lo liberiamo mensilmente, non è solo questione ormonale. Gli ormoni si danno via e i nostri tessuti producono citochine di tipo infiammatorio, chemochine, lisanti, che spaccano il follicolo e lasciano uscire l'ovetto. Così come l'endometrio. Arriva a un certo punto, non per colpa della pressione interna che mi aveva raccontato il mio capo negli anni 84, ma per una tempesta citochimica infiammatoria vascolare endoteliale che crea queste sostanze lisanti che sciolgono le desmosine, che sono le aderenze fra l'endometrio e il vascolare, si crea la mestruazione. Ah, adesso sapete pure voi, potete pigliarvi per il culo. Quindi le tempeste infiammatorie noi donne sono almeno due volte al mese, e se siamo in buon grado di scinderle non abbiamo problemi. Ma se abbiamo un alto grado noi stesse già di stamina o di infiammazione, e quindi beviamo poco, e quindi mangiamo male, e non riposiamo bene, la risposta è un ovario policistico. Questo studio ha messo in sequenza, chi aveva un ovario policistico, gli ha dato le COC sulle pillole di basso dosaggio. Ebbene, le COC non fanno modificare in modo significativo le concentrazioni di interleucina 6, quindi non sono infiammatorie, ma non ti cambiano l'ambiente, i cisti ce li hai lo stesso. Linea guida, lo fai il policistico, lo curi con va bene, gli chiedo un asintono, va bene, ok, ma quanti non lo danno, e neanche in maniera pertinente e opportuna, ma gli diamo la pilloletta, vi facciamo l'ecografia dopo 6 mesi e i cisti sono ancora lì che ci guardano, e fanno così. Adesso sappiamo perché. Quindi, altra meta analisi, dove ti dice
Vai invece a marcare il tumore nexus rispetto alfa, che partecipa alla genesi della resistenza all'insulina, e capirai quando dargli il chiro di chirositolo, perché. Perché non è vero che tutte le donne lo devono prendere prima dei pasti, ma forse è meglio fuori pasto. Perché è lì, dopo un'ora, un'ora e mezza dal pasto, che si scatena lo stato reattivo di resistenza. Meditate. Quanto mi piace buttarmi le bombe così, per finta, beh. E quindi ti dice che l'altro dato da marcare è la PCR, quindi una ragazza che ha le cisti ovari, che gli fai? Un dosaggio di interleuchina 6, un dosaggio di tumor necrosis factor alfa e uno di PCR. E sai a che ritmo va, qual è il problema periferico, centrale, connettivale, vascolare, metabolico, e gli dai la cosa giusta, personalizzata. Non solo, esatto, quando mi vengono a dire sono qui da lei perché c'ho le ciste ovariche e mi hanno detto che devo prendere la pillola, quella è la mia faccia. Bene, quindi tante cose sono state smantellate dai vecchi ricordi, ma le linee guida ci sono sempre. E mi fa un'ansia quella roba, mi fa un'angoscia, più che ansia, angoscia, come si dice alla Ligure. Quindi l'aumento necessario, assolutamente necessario, per valutare un dismetabolismo di una giovane virgulta o di una donna in climaterio, ragazze, siamo identiche, lo spettro è uguale, una donna in climaterio, una donna nell'età evolutiva da 20 a 35 anni sono identiche, hanno gli stessi problemi. Ah già, ce li avevo anche quando ero giovane, te lo dicono tutti. Poi non li ho avuti per un po', ho figlio, non figli, seminazione, quant'altro, e poi ce l'hanno di nuovo. Quindi andiamo a controllare il dismetabolismo lipidico e controllate colesterolo HDL, LDL, VLDL e trigliceridi. Tra un minuto, se ci avanzerà tempo, ricordatemi che devo raccontarvi la favola del colesterolo. Il dismetabolismo glucidico è importante marcare la glicemia basale, ma soprattutto è importante marcare l'emoglobina glicata e in tutte e due le frazioni, quella percentuale e quella sulla tessuto di dissociazione. L'aumentato rischio cardiovascolare, cosa faccio? Scrivo il fibrinogeno, la titobenterza, PTPTT, non le scrivo più. Non mi servono. Mi serve l'interleuchina 2, l'interleuchina 22, l'interleuchina 6. È un emocromo. Ricordatevi di raccontarvi la favola dell'emocromo. E le interferenze dei virus memory. Eh già, perché quelle carte d'identità che il mio neutrofilo ce l'ha in tasca, delle vecchie memorie di parassitosi, di virus, eccetera, interferiscono col sistema immunitario, sapete quando? Nei cambi di stagione. I nostri figli quando prendono la varicella, la rosolia, il morbillo? La primavera? E in autunno cosa c'è? Il signor rotavirus? Sì, perché rientrano a scuola e si rimettono in comunità. E invece ce l'avevano anche a casa, no? Mi sembra. Sì. Quindi ha ancora senso portare una frase del genere, direi inopportuna e soprattutto inefficace. Le vecchie memorie virali interferiscono tra l'ultima settimana di agosto e la prima settimana di novembre e riprendono l'ultima settimana di febbraio e si spengono la prima settimana di giugno. Pioggia, sole, tempesta, caldo, freddo, perché hanno una ciclicità temporale di funzione reattiva interferente col sistema immunitario, endocrino e metabolico. Sono i periodi in cui si ingrassa, sono i periodi in cui abbiamo ritenzione idrica, sono i periodi nei quali abbiamo più tempeste citochiniche neurologiche centrali, quindi si è stanchi, sono stanca per la primavera, è una minchiata. La era detta mentale, non mi piacciono le robe mentali. Quindi le persone che si stancano di più, che sentono di più i cambi di stagione, o sono gruppi sanguigni 0, o sono gruppi sanguigni A. I B lo sentiamo più perché ci cambia la flora e la fauna del microbiota. Quindi abbiamo dei target anche organici differenti. Ma soprattutto questo, dismetabolismo microbiologico e immunometabolico. Ma soprattutto logico. Logico. Perché senza la logica non possiamo spiegare alla signora Luisa cosa le accade. No? Quindi, che cos'è il dolore vulvare? Piccoli spot, vado veloce perché il tempo vola. No, ci sto. Sto invecchiando, ragazze. Dolore vulvare che cos'è? È un dolore spontaneo provocato. Di solito un cotton fioc, basta,
a fare, a toccare dei punti particolari, questi sono dei punti particolari, e il dolore si scatena, sì, ah, e la signora fa il salto alla fosbury dal lettino. Può essere anche spontaneo. Io vado in giro con la gonna senza le mutande. Perché mi dà fastidio persino lo strofinio delle mutande, i pantaloni non li porto più da anni. Il dolore vulvare è solitamente associato all'ipertono perineale. Quindi, sono stitica, la visito, signora, se lei lo sfintere anale non lo molla, la cacca rimane ferma ad aspettare il turno che lei gli va. Quindi, faccio le palline. Chi fa il ginecologo di voi? Potete alzare la mano, scusate. Stop. Bene. Quando metto un dito in vagina, perché i fisioterapisti, gli omeopati e soprattutto gli osteopati non possono mettere il dito in vagina, ma se mai vi capitasse di vedere un'ecografia, se metto un dito in vagina, sento l'ampolla anale e sento che ci sono delle palline, io le chiamo signora, una fantastica collana di odri e pur di perle nell'intestino, che sta scendendo. Oppure, che complimenti, ciao, ma pazzo, ma è bella secca questa cacca, eh? Lo sto pigliando per il culo, è la consapevolizzazione. Se questa mangia una quintalata di fibre, gli spiego che lei non ha due stomaci come la mucca della Milka e che non ha un reflusso secondario che gli permette di digerire le fibre insolubili, la sua bile fa quello che può e può mandare in crisi il sistema fermentativo e quindi le puzzette puzzano. Altra domanda pertinente. Le puzzette puzzano di aria o sanno di putrido o sanno di acido o sono dolci? Quanti di voi la fanno questa domanda? Sapete già, sì, una e due, sapete già che qual è il problema. Perché se puzzano di putrido vuol dire che la flora dell'enterobatteria è andata a farsi benedire o sta facendo un rave party. Se ha un sacco d'aria, l'eccesso di fitati vi crea anche un malassorbimento dei micronutrienti, quali lo zinco, lo iodio, il magnesio, il selenio e bla bla bla. Perché fa una bella pellicola molliccia e appiccicosa, oltre a fermentare ed autoprodurre gli zuccheri. Ma io sto mangiando zuccheri. E c'è la bambina, c'è una pancia da bimba del Biafra, dall'ombelico in giù, gonfia così, che crea lei fermentazione e quindi produzione di alcoli. E sono zuccheri, mica gli alcoli in biochimica. E poi le diciamo, no, devi solo bere acqua e vivere d'aria. Ma là se la magna, ma che la magna è? Quindi, la base della zona interessata dal dolore si parla se è più esterno di dolore vulvare, se è all'ingresso, all'imboccatura di vulvodinia o vestibolodinia, se invece è proprio più superiore si parla di clitoralgia, ma il segnale è lo stesso. Il segnale è un segnale infiammatorio delle terminazioni nervose che innervano la vulva portando una sensibilizzazione centrale che amplifica il dolore. Perché tutti noi avremmo messo una volta nella vita per fare la nostra porca figura un paio di culotte fatte bene, cucite nel mezzo, piuttosto che un tanga. E quando tira nel sedere ce n'è un po' fastidio, ma se si appoggia al clitoride nessuna di noi salta sulla sedia. E queste non riescono neanche a mettere un paio di pantaloni larghi. La vulvodinia potrebbe quindi, secondo le teorie, non di altri, queste sono veramente un po' mie, oltre che il signor Falsetta, potrebbe essere una base infiammatoria. I risultati in questo studio pubblicato sul Journal of Pain del 2020 ci dicono che certo che c'è un'abbondanza della detectina 1, della produzione dei fibroblasti, delle aree più dolenti mappate con la risonanza magnetica, con lo fibroscan, e nei tessuti si esprime un profilo infiammatorio unico di livelli alti elevati di propriocettivi, pronocicettivi, proinfiammatori. Quindi ragazzi, non aumenta solo le sostanze vanno a stimolare le terminazioni periferiche a moltiplicarsi. Poco tempo fa c'è stato un meraviglioso webinar di un neurologo che spiegava che i bambini autistici hanno molti più neuroni e molte più connessioni di un bambino normale. Perché? Perché questi bambini non riescono a produrre una tossina che serve a potare i rami dell'albero. Pazzesco! Ecco perché poi vanno in cortocircuito, perché gli bastano la metà, un terzo, un decimo delle informazioni, quindi troppa luce, troppi stimoli sonori, e vanno in tilt, perché hanno troppe connessioni.
e infatti hanno un cervello più grande e più pesante degli altri. Quindi, in questo caso, uno stato infiammatorio può addirittura stimolare la produzione, la riproduzione di terminazioni nervose, amplificando la sensibilità locale. Quindi vi faccio capire che non è solo la patata che parla, ma tutto il nostro corpo può parlare. Anche nei periferia, anche nei livelli delle esiche cicatrizzali, soprattutto da bruciature. Vecchie scare che si sono guarite, vecchie situazioni che si sono risolte, magari con o senza un cheloide, con o senza. Ma se vedete intorno alla cicatrice, strofinate la vostra unghia e avete una risposta istaminica o un'iperattività, vuol dire che in quella zona ci sono un sacco in più di recettori cutanei, metamerici, neurologici, e quella cicatrice l'ha sciolta. Perché se la sciogliete, riproducete le sostanze che contengono il numero dei neuroni, il numero ovviamente non è solo il numero, ma la capacità di ipersensibilizzare di quella cicatrice. Ultimo ad un ultimo mega studio galattico che ti dice: oh, ma se proprio ci guardiamo anche, scusate, anche anche nel dolore vulvare possiamo andare a misurare l'interleuchina 6, l'interleuchina 10, vedere. Però temo che questo studio brancoli un po' nel buio, perché confonde le citochine, le interleuchine stimolanti di infiammazione con quelle bloccanti di infiammazione. Perché, ripeto, ricordatevi che un'analisi sieroematica è sempre la fotografia di quel momento. Ci sono sostanze che nel giro di poche ore vengono eliminate, ci sono sostanze che invece rimangono nel tempo e sono degli indicatori non assoluti, non c'è nulla di assoluto. E soprattutto dalla vulvodinia si passa alla dispareunia, che si definisce il dolore persistente dei genitali ed è impossibile la penetrazione, ma assolutamente è quasi pressoché difficoltoso, doloroso, impossibile persino il contatto con le dita dei nostri genitali. Immaginatevi che questa situazione colpisce il 12-15% delle donne in età fertile, il 45% nelle donne in postmenopausa, ma non è psicosomatica. Virgola, in alcuni casi sì, perché c'è dietro violenza, c'è dietro molti altri risvolti che non possiamo non escludere e si indagano, ma nella maggior parte dei casi è un fenomeno infiammatorio, vecchie vaginiti, vecchie vaginosi, quindi non specificatamente da candida, situazioni infiammatorie pararettali, ragadi, emorroidi, anche cerette laser fatte alla capocchia di caspita, che io gli strapperei i baffi a chi fa quelle robe lì. Perché? Perché il laser verde è fantastico, funziona, infatti ci siamo inventati 3 tipi di laser, 4 adesso, per rivitalizzare le mucose genitali. Bene, quelle che usiamo per brasare i nostri peli proprio lì, ci creano delle cicatrici interne, e quindi anche le ghiandole del Bartolini, perché c'è chi si rasa dentro il sedere, cose dell'altro mondo, bene, si rasa col laser, fanno di quei danni mostruosi. E poi ti domandi perché non sono più lubrificate, nonostante che ci sono i lattobacilli, perché ci sono delle altre situazioni. Cistite intestiziale è pressoché identica alla situazione infiammatoria mucosale di cui parlavo prima, è quasi sempre associata al dolore pelvico di tipo viscerale, quindi profondo, e spesso e volentieri si può associare a quella sensazione di aver sempre la vescica piena, gonfia, anche se ho appena fatto pipì, ma la sensazione, attenzione perché sono due diagnosi differenziali, quando trattengo la pipì mi brucia, quando trattengo la pipì ho dolore, ho le fitte, ho calore, ho disagio. Se io non ho dolore quando trattengo la pipì, ma quando esce la pipì, la domanda opportuna è: ma quando l'acqua cola sulla pelle dei genitali o intanto che esce dal tubo, l'uretra? Perché sono due robe diverse. La cistite è dolore a due dita sopra l'osso pubblico che si radia 3 cm a destra e a sinistra ed è lì, non va in giro. Tutto ciò che c'è sopra le due dita è il dolore viscerale del intestino tenue, parombelicale, colon ascendente a destra e colon discendente a sinistra, che non è la cistite. Mentre il dolore che ho, il bruciore, nel momento che inizio a fare la pipì,
è l'uretrite, che se ho un ipertono, una stretta troppo tenace per riflesso, per pudenza, per pudicizia, o perché la mamma non mi ha segnato un cacchio, tipo la donna di ieri sera, 19 anni, che a 19 anni, veramente io ho perso i gangheri, ieri sera alle 8, mi dice, ah, io non mi sono mai guardato i genitali. Non ti giuro che stentavo a crederci. Poi ho capito perché. Ho aperto la porta, ho guardato la madre, ho richiuso la porta e ho detto, ho capito, parliamone. Il costrutto familiare è fondamentale. Quindi è una diagnosi differenziale. L'uretrite ti può venire perché hai contrattura del perineo, perché hai un ipertono del perineo, quindi costringi il pene a sfregare sotto l'uretra e ti viene l'uretrite a 6-12 ore dopo l'aborto. Non è la cistite post-coitale. La cistite post-coitale arriva dopo 12-36 ore dall'aborto, ma è localizzata ben prima. Altro. E l'endometriosi? L'endometriosi, oggi sappiamo che è un trapianto di endometrio per fuoriuscita dalla tuba di gocciolette di sangue sull'ovaio, cioè così a capocchia, sull'ovaio, nell'intestino, eccetera, e provoca gli stessi dolori del crampo uterino, dell'ipertono uterino nella fase tra la vista del sangue e il mestruo, perché quando noi mestruiamo già qualche ora prima di vedere il sangue esterno, e quindi il dolore alla pancia può venire la sera prima o di notte, e la mattina vedo che c'ho il mestruo. E anche qui sono dei microsanguinamenti, se sull'ovaio abbiamo il fondello che i globuli bianchi circondano, mettono una pellicola e localizzano, sono le famose cisti endometriosiche, se abbiamo meno culo, il sangue mestruale, goccioline, rimane nell'ambiente umido, quindi non è più liquido ma rimane gelatinoso e fa un vero e proprio trapianto sul tessuto dell'intestino / cavo del Douglas / vescica. Uno studio ha dimostrato che le stesse alterazioni funzionali della percezione del dolore comuni nelle donne col dolore pelvico cronico sono identiche a quelle che hanno l'endometriosi. Questo è l'innesco immunitario, non scegli in particolari perché abbiamo bisogno tutti di un po' d'ossigeno e di acqua. L'adenomiosi, a differenza dell'endometriosi, invece, immaginatevi una mille foglie, così poi ci prendiamo il caffè. Bene, fra uno strato e l'altro di pasta c'è la crema. Il nostro utero su 7 strati di muscolo, fra uno strato e l'altro c'è sangue, collagene, e quando l'utero sta per mestruare aumenta di volume di almeno una taglia e pezza, si contrae e poi fa uscire un muscolo, anzi sono 7 strati di muscoletto, giusto? Quando il collagene, quello strato di sangue, viene meno, l'integratore, la donna ragazza, se li piglia. Anzi, si piglia di tutto di più, e prima perché c'è la nausea, poi perché non caga, poi perché, cioè, capito? Povera crista. Quindi, se così è, questo studio riporta che addirittura il 18% delle pazienti ha dolore pelvico persistente 6 mesi dopo il parto. Non è solo se ha ripreso dei rapporti, se non ha cistiti, ma perché questo dolore è creato anche dallo stretching e dall'adattamento posturale nel postparto che avviene entro 3-6 mesi. E questo è fondamentale. Quindi magari durante l'uscita di fagiolino dal suo monolocale c'è stato uno stiramento del pudendo o uno stretching, una dislocazione del coccige sacrale. Perché no? Ma è possibile che non possiamo guardare un po' più in là del nostro naso? E ultimo e non ultimo è la merargia parestesia della gravidanza, quelle non mi sento più la coscia, non ho più, prima era partita la sciatica, adesso non ho più sensibilità e cado facilmente perché ho perso la sensibilità al dito pollice e al secondo dito del piede. Prendiamoci un caffè perché la seconda parte sarà ancora più veloce. Non mi basterebbe oggi, quindi ho cercato di fare un riassunto anche per ciò che riguarda le informazioni su cosa fare, perché abbiamo detto che adesso che abbiamo capito quali sono i problemi multilivello, multiorgano, sistemici e non organici, sistemici e quant'altro, bisogna andare sul pezzo. Che faccio? E ringraziando assolutamente Profenix per questa opportunità,
cercherò di darvi delle informazioni adesso dal taglio pratico, ma entrando nello specifico. E cioè, sempre in riferimento a questo progetto, creato non solo dall'Alessandra Graziottin, da Filippo Murina e da quanti in questi anni, in questi più di 20 anni, si sono occupati di dolore pelvico cronico, è stata creata questa piattaforma che si chiama Progetto Wounet, che si occupa appunto di identificare quali siano i punti e la bibliografia, e quindi fare veramente il team di ricerca su quello che era il discorso dei trattamenti riabilitativi, agopunturistici, farmacologici, iniezioni di anestetico. Non sapete cosa non gli sbattono nella patata questi poveri cristi. Fatto sta che, insomma, voi immaginatevi che in questo protocollo di base applicativo, dove ognuno ha applicato un po' quel che sapeva, perché questo è, sono state reclutate 829 pazienti ed si è concluso a maggio del 2018, dove hanno classificato un'incidenza maggiore per demografia, per età, delle pazienti che avevano dei sintomi di dolore pelvico cronico, e il top del top ce l'hanno proprio fra i 20 e i 30 anni. Dopodiché si conserva, e qui sono molto meno. Ma sapete perché sono molto meno? Perché lo reputano normale. E quindi quelle quattro gatte che si sono avvicinate a questo protocollo, fra virgolette, sono le uniche che forse erano anche pazienti datate, che i colleghi stavano già seguendo da tempo, che sono state inserite. Ma in effetti, secondo il mio modestissimo e locale punto di vista, questo è invece l'epoca peggiore. Perché scambiamo i dolori vaginali per dolori lombosacrali, il collega fisiatra poi me ne renderà merito, prolassi, ma anche dischezie, cioè difficoltà di iniezione delle feci, dei problemi a livello corporeologico creano questo dolore cronico pelvico, l'abbiamo visto la seconda diapositiva. Quindi in questa fase, e noi donne, non solo per la nostra post-menopausa, che in questo momento in Italia e in Europa si aggira tra i 48 e i 54 anni, sì, ma ce l'avete anche voi, né? Tra i 63 e i 75 anni andate in andropausa. Ed è lì che diventate golosi, aumentate di peso, le prostate magari un po' inquinate prima danno fuori da matti e via così. Quindi ognuno ci mette del suo. E il dolore ai rapporti, no? Questa dispareunia che abbiamo visto prima, si incrementa notevolmente nei motivi di consulenza. Eppure oggi ai congressi di ginecologia ci sentiamo ancora dire che la donna arriva dal ginecologo e non parla dei suoi problemi sessuali, ma non problemi, dei suoi dolori sessuali. Allora, o perché 5-6 minuti non bastano per accogliere anche questo, e questo è quello che si fa nei consultori, allora è meglio che li chiudano, oppure è perché non gliene frega niente, oppure, più verosimile, è perché non hanno delle risposte da dare. Non so cosa fare. Quindi brancoliamo ancora nel buio, nell'orienting terapeutico, dei consigli che noi possiamo dare alle nostre pazienti, che non sono solo il dolore ai rapporti, che sono i dolori lombari, che sono i dolori addominali, che è la postura magari da vedere, che è la situazione anche alimentare fondamentale, no? Perché se una ha la pancia sgonfia, sta dritta. Se una ha la pancia gonfia, deve per forza cambiare il proprio baricentro, ok? A discapito delle erbe che poi escono così, tanto a pochi, ma motivo c'è anche per quello. Altri sintomi principali dei dolori e rapporti, bruciore, vulvare, eccetera, sono in pole position, ma non al primo rapporto. È questo che ha fatto scattare il boom, come mai? Di solito è il primo rapporto. Se sei una foca monaca nell'anno 3000, forse. Mentre oggi come oggi, e non parlo del dottor Google, parlo di un minimo di informazione che anche il ginecologo di base può dare su come approcciarsi al rapporto, sul detergente indispensabile prima dei rapporti e non dopo, eccetera, eccetera, eccetera. Ma quindi, mentre il dolore al rapporto sono il 19%, il 91% ha bruciore dopo il rapporto, dolore alla penetrazione, dolore durante il rapporto sessuale a percentuali altissime. Quindi è un evento patofisiologico. Ma perché siamo vecchie? Sta cipa fritta. Le mie donne in menopausa hanno il loro bel lato bacilli vaginali.
non prendono estrogeni, prendono dei fitoterapici che funzionano da Dio per le lampade, per il rigoverno e il controllo del rischio cardiovascolare. E hanno il loro bei rapporti sessuali se, se l'idraulica funziona, è ovvio, perché se l'idraulica non funziona c'è anche chi si arrangia e i giochini funzionano molto bene. Qual è il problema? Ora, molto di frequente le candide vaginali e intestinali la fanno da padrone sui discorsi del dolore del colon, delle recidive, del dolore infiammatorio pelvico. Quindi non trascuriamoli. E qui ci stenderemo un'altra giornata, quando e se volete. Gli effetti delle terapie che avevano provato questo gruppo di 800 erotti donne era invariato nel più del 72% dei casi. E ora cosa hanno fatto fare? Cosa gli propongono ancora fare? Boh. Migliorata 13, molto migliorata 6, guarite il 3%, addirittura è sovrapponibile a quelle che sono peggiorate. Quindi io mi domando, ma c'è qualcosa di valido che ci viene in mente? E non solo iniettare, laserizzare, sconvolgere questo povero equilibrio microbiologico e cutaneo e mucosale e immunitario? Ma non solo. Dare uno sguardo all'intestino, dare uno sguardo alla postura, vedere un attimo se ha una lumbalgia, se ha una sacralgia, un'infiammazione del pudendo, un po' più in là, santo Dio, un po' più in là. E terapie orali prescritte? Guarda cosa c'è tra le pole position, perché la mitriptilina mi rifiuto. Così come l'acido alfa lipoico, che sembra tanto, guardate la bibliografia che è uscita settimana scorsa, lasciamo perdere questa classifica che sembra dare un ordine di merito forse a qualcuno che ha voluto esagerare i dati. Ma una cosa è certa, la palmitoletanolamide, mi si intarcina sempre la lingua a dirlo, è una delle molecole più in auge, perché effettivamente è quella che ha più criterio logico, perché io lavoro sempre di logica. E nello specifico, è stata proposta, vi parlo degli anni 93 quando è uscita la prima molecola, che ne ho sentito parlare durante un congresso di reumatologi, e sì, perché non li faccio mai fatti miei, bisogna ascoltare tutti, perché quell'informazione in tasca ti arriva ed è utile. E quindi possiamo dire che siamo dei visionari o siamo dei ricercatori? Beh, intanto non è che ricerchiamo la verità assoluta, ve lo ripeto, nessun esame è la verità assoluta, nessun esame. Ma si prescrivono gli esami, si fanno dei percorsi prescrittivi, propositivi, terapeutici, perché noi dobbiamo per prima avere le idee chiare. E quindi, se abbiamo le idee chiare, possiamo vedere anche la nuvoletta in mezzo, ma possiamo essere positivi e portare positività, e non è la positività al Covid, ai nostri pazienti? La risposta è sì. Una delle proposte è questo, Antalgos. È un complesso che per prima cosa fa? Trattamento della low grade inflammation. Secondo scoop, protezione della barriera intestinale. Quindi, ragazzi, non è l'olio santo o l'estremunzione del tipo ti do questo, tanto ce l'hai e te lo tieni. Può essere una terapia neoadiuvante, coadiuvante e postadiuvante di un qualsiasi vostro trattamento, ipotesi, cambiamento alimentare, trattamento posturale, eccetera, eccetera. Perché? Entriamo nello specifico. Perché Antalgos è un complesso, ok? Ha anche lui la palmitoiletanolamide, chiamiamola PR, se no mi stresso. Questo è un amide dell'acido palmitico associato all'etanolamide. Ebbene, dove va a lavorare? I suoi livelli nell'organismo vengono alterati da processi infiammatori nelle situazioni in cui si verifica un danno cellulare. Quindi va a lavorare a target, va a lavorare in quel distretto, viene richiamato in automatico. È il pilota automatico selettivo organico e barra sistemico, se il sistema è in un'infiammazione di low grade inflammation o middle grade inflammation, nelle cellule va a lavorare ad esempio portando processi infiammatori di quiete negli stati di infiammazione, quindi è un mediatore antinfiammatorio,
favorisce la fagocitosi delle leucociti per apoptosi, l'apoptosi delle cellule danneggiate e manda effetti neuroprotettivi, fondamentale per il discorso dell'informazione dalla periferia al centro, ma anche viceversa, perché abbiamo detto che non ci sono barriere, temo che questo sia un dato assodato, non è vero, la risposta giusta è sì, zia Nervi, e quindi portando, accompagnando, ripeto, non risolve il problema lui, fa lavorare il nostro corpo in una nuova ottica informazionale. E questa è una frase un po' retorica, ma giusta, i medici non sono sempre consapevoli della TEA come alternativa pertinente e sicura agli oppioidi. E quindi ci sono fiorfiori di ricerche in merito, addirittura studi che mettono in non in cattiva luce, ma in contrapposizione, dicendo guarda, io ti do l'Lyrica, gruppo studio, e nell'altro ti do la PEA. Beh, ha fatto bene. Povere Criste che si è beccata all'Lyrica, perché sappiamo che è oltretutto un epatotossico. Ma quindi, che effetto ha fatto questo studio? Si è dimostrato inefficace nel dolore sciatico in questo studio, arricchendo il fatto che è il doppio cieco, la PEA. Perché la PEA dovrebbe essere considerata come una nuova molecola sicura e a opzione di trattamento per le sindrome da compressione nervosa. Ah, ma chi l'ha letto questo articolo? Pochissimi. Pochissimi neurologi, pochissimi fisiatri. E pensate che non è patotossico. Quindi, la PEA oltretutto è un apporto esogeno giustificato della similitudine esistente tra PEA e l'endocannabinoide, con la possibilità di interazione tra la PEA e il sistema di endocannabinoidi con effetto in particolare sul dolore. Quindi ha un effetto neuromodulatore, neuroinfiammatorio, sia soprattutto periferico ma anche centrale. E infatti ci dicono che, a differenza dei normali FAS, è stato dimostrato che la PEA preserva l'effetto analgesico e antinfiammatorio, non solo anestetico, perché poi è quello che fa l'Lyrica, e anche in caso di dolore cronico o neuropatico con azione antinfiammatoria anche a livello dei processi che si manifestano a livello del sistema nervoso centrale. Ricordatevi che gli astrociti e la microglia si comportano così come in periferia i nostri monociti e neutrofili in funzione di uno stato o proinfiammatorio o antinfiammatorio. E questo fa leggere, carica le APC di un'informazione dicendo fate l'amore, non fate la guerra. Questo è il concetto. Oltre a sostenere fiore di bibliografia i fattori di un'azione antidolorifica centrale. Ma la diffusione è stata data proprio per le cefalee con aura, le migranti, le cefalee che, perché quelli sono stati poi i grandi studi della PEA, ok? Eppure noi sappiamo che non solo la PEA ha questo meccanismo di infiammazione, non uno, tanti, perché va a ridurre la migrazione nell'attività, iperattività del mastocite e della microglia, sottraendo le condizioni infiammatorie algogene e portando verso una condizione di inattivazione. Ma quando le disattiva, ha un feedback positivo sul nerve growth factor e sul comportamento dei mastociti, modulato dalla PEA anche quando è finito il messaggio PEA. Cioè io vado a fare un aggiornamento del software del mastocita dicendo non ricascare nella fake news. Ah. Inoltre normalizza l'attività elettrofisiologica neuronale. Questo perché? Perché cambiano le frequenze. Cambiano le frequenze informazionali. Se io non ho più dei loci cellulari dislocati che mi mandano delle frequenze di alto grado, riesco a modulare anche la mia risposta, che diventa, ah sì, adesso l'ho sentita la notizia, mi informerò per tempo. Se no la posta non arriva da nessuna parte. E protegge il DNA dagli stati ossidativi, a livello molecolare riduce l'attività dell'enzima proinfiammatorio delle COX, e diamo ancora COX, e così come anche dei radicali liberi, sia interni, esogeni, che endogeni. E ha una serie di altre proprietà legate ai vari recettori, e qui non mi dilungo perché sennò arriviamo alle calende greche, ma sicuramente è maggior rappresentato nelle cellule gliali, nei neuroni, intendo anche i metameri,
i metameri somatici, i metameri funzionali, periferici, e viene attivato in risposta normalmente di un danno nervoso, ma anche di uno stato infiammatorio della matrice, delle placche neuromotrici. Punto. Quindi anche se il danno è stato già fatto, non è che, non mi chiamo Frankenstein, ma sono in grado di dare a Frankenstein la possibilità di imparare a leggere e a scrivere in maniera consona. Questo è quello che fa. Quindi il correttore di queste bozze, che è questo recettore, è correlato all'attività, alla regolazione di numerosi eventi fisiologici. In particolare è espresso nella corteccia frontale, e non entro poi, ripeto, nel grosso particolare, perché qui doveva esserci anche in appoggio una mia collega neurologa bravissima, ma purtroppo la mamma che non sta bene oggi non è potuta venire, ma questi studi, che ripeto, avrete le diapositive, avrete riferimenti bibliografici, hanno dimostrato che l'attività di questo recettore modula la migrazione dei neutrofili. E dipendentemente da questo recettore, da questa produzione, può prevenire il danno ossidativo. Oggi, perché io vi ho parlato di infiammazione, di basso grado, ciclica, cronica, di dolore? Perché c'è il filo di Arianna che adesso andiamo a collegare. Quindi la molecola di IPEA collega il danno metabolico, il danno da turnover cellulare, l'informazione di modulazione del segnale proinfiammatorio nella non ripresa dell'infiammazione, non un blocco, ok? Non è un blocco neuronale, e nella funzione di un mantenimento di questa informazione nel tempo. Il PEA è un antagonista endogeno delle PAR gamma e PAR alfa e funziona come messaggero lipidico nella regolazione dell'infiammazione nel dolore cronico, ma soprattutto ridotto la presenza dell'edema, ha ridotto nei modelli sperimentali la presenza di edema intraneurale e negli infiltrati macrofagici ha portato a segni di neuro-rigenerazione. Se lo stimolo infiammatorio si riduce e si mantiene l'ambiente parametamerico in equilibrio di micronutrienti, di elettroliti e soprattutto ricominciano la produzione del nerve growth factor, il mio nervo si può riparare. Docet Rita Levi Montalcini. Ah. Quindi, se parliamo di una neuroinfiammazione, non possiamo pensare solo all'encefalo, possiamo pensare da questo difetto anche, come dicevano i neurologi un tempo fa, che l'informazione può arrivare sia dal cervello alla periferia, ma come abbiamo visto adesso, dalla periferia al cervello. Quindi è un'autostrada a doppio senso. E l'autostrada a doppio senso ha come livello centrale la dogana, chi le dà le mappe delle città dove andare a visitare attraverso questo cammino verso l'autostrada, proprio il PEA. Ecco perché in questo studio che vi voglio portare c'è proprio la comprensione di qual è il trattamento con le PEA sul dolore cronico pelvico, sul dolore nervoso centrale. 300, gruppo da 300, gruppo da 600 e gruppo di placebo. Onesti, giusto? Perché di solito è ti faccio vedere il mio prodotto e parliamo del mio prodotto. No, onesti. Basso dosaggio, medio dosaggio e niente. Che cosa hanno visto? Che 636 pazienti, non 12. Leggete sempre quanti pazienti sono stati reclutati e il ragionamento di reclutazione. Il dolore da compressione radicolare del nervo sciatico tra i 18 e i 75 anni, quindi è un gap enorme, ci sta dentro anche quelli che di sciatica ci hanno vissuto per anni sulla sciatica, con una scala ovviamente analogica visiva, perché voi sapete bene che in medicina internazionale non esiste ancora uno strumento che misuri il dolore. Non esiste, la scala analogica è l'unica certificata. E cosa hanno trovato? Che 600 mg di PEA era significativamente più efficace rispetto alla dose da 300. Ma anche 300 non va così male, perché entrambi le dosi avevano dei report 0,05 dp, erano significativamente più efficaci del placebo. Beh, ha trovato l'acqua calda? No.
e che poi hanno trovato che la diminuzione della scala analogica visiva con la quale il paziente identificava il suo livello di dolore è stata maggiore nel gruppo dei 600, con più del 50% delle soluzioni, rispetto agli altri. E quindi il braccio placebo, guardate qua, del dolore è diminuito da 6,6 a 4,6, ma loro sono passati da 7,1 a 2,1. Quindi è un certificato? Sì, è riconosciuta in maniera internazionale come una scala che può identificare il livello dolorifico percettivo? La risposta è sì. Quindi, in un'altra analisi, sempre con un bel numero di pazienti, il numero di pazienti da trattare per raggiungere una riduzione del dolore deve essere almeno del 50%. Questi l'hanno superato, perché nel gruppo delle PEA 300 questa scala era arrivata a 6,5 e nel gruppo delle PEA 600 era 1,5, quindi dopo 3 settimane di trattamento, non è impiegato 8 mesi. Integratori, uno non ci deve vivere con gli integratori, deve rispondere a una risposta terapeutica, anche magari, come posso dirvi, sensibile in quel momento, e poi è uno strumento che possiamo utilizzare nei momenti di emergenza. Dimmi. Una curiosità, nello studio precedente quanti era il tempo di trattamento? Sempre quello, cioè ha fatto qua distanza VARS, c'era scritto. Sono sempre 3 settimane. Grazie. Sempre 3 settimane, sì, grazie. Sempre 3 settimane. E il problema qual è? È che quando noi andiamo a misurare qua, c'è scritto qua, 2 settimane dopo, 3 settimane dopo, è un guadagno che va in progressione. Perché 2, 3? Il sistema immunitario ha una recezione della capacità di revolving dell'informazione immunitaria entro 3 settimane in noi donne, negli uomini lavorano in 4 settimane. Se volete vedere gli effetti sulla modulazione del sistema infiammatorio, noi donne lavoriamo sempre a cicli di 3 settimane di informazione, 1 settimana di pausa, 3 settimane di informazione, 1 settimana di pausa, gli uomini a 4 e 1. 4 funziona, 1 aspetto la risposta del tuo sistema immunitario. Perché il testosterone è più lento nella modulazione centrale, nella fissazione dell'informazione immunitaria, e ci impiega 1 settimana di più. Ecco perché i bimbi maschi ci impiegano 1 settimana di più a nascere rispetto alle femmine. Sono sempre in ritardo. Non è colpa degli estrogeni, è colpa che siamo fatti così. Dunque, quindi, mi raccomando, il PEA può essere, e caspita, l'hanno certificato, ripeto, da quella sfilza di studi, controllo, può essere considerato un potente analgesico nella classifica degli analgesi, addirittura identificato nei piani sanitari come un analgesico neuropatico like, ma non fa danni. Ma io non ci sputerei sopra, visto che ogni 2x3 vogliamo schifezze. Ma soprattutto altri studi riportano l'efficacia del trattamento del dolore specifico pelvico cronico, di cui abbiamo iniziato a parlare oggi. E soprattutto che la PEA da sola, poi se ci ragioniamo, se ci mettiamo in testa di modulare il sistema infiammatorio, trovare l'innesco, anche spegnerlo magari, perché sennò il circuito elettrico va in tilt, questo riduce significativamente gli indici di comportamentali del dolore sia uterino che uretrale e diminuisce la formazione di cisti ovariche. Quindi va a lavorare sul metabolismo? No, non ho detto questo. Va a lavorare sullo stato infiammatorio che determina la sindrome dell'ovario policistico, ma non sul metabolismo. Lì ci dobbiamo lavorare con l'alimentazione, ci dobbiamo lavorare con la riorganizzazione centrale e periferica di un'informazione endocrina. Ma certo è che se un organo fa le bolle, o ha la schiuma al naso, oppure non sta poi così bene, non trovate? Bene, c'è perfino uno studio, ve lo riporto vis-à-vis, israeliano, che sta valutando che non... Sai, perché da sempre noi ginecologi pensiamo che nasce prima l'uomo o la gallina, nasce prima l'insulino resistenza, poi la sindrome metabolica, o nasce prima il problema di metabolismo, poi nasce l'ovaio policistico, o, ragazzi, io mi sono stufata dello ragioniamo. Addirittura questo studio israeliano ti fa vedere che il metabolismo non cambia
cambia quanto la fabbrica biochimica, immunitaria e metabolica intestinale fa cambiare il tuo metabolismo, e questo mette in crisi il sistema di depurazione. Ecco perché insisto sulla depurazione, non solo stagionale, sulla depurazione epatica e sull'attività dei vari glutationi nell'aumento dei radicali liberi, ti fa venire le cisti ovariche. Tu proprio i dati secchiate di chirenositolo, e l'ovaio è sempre cistico perché c'è l'infiammazione. Ecco perché ve l'avevo buttata lì quella cosa prima, va bene? Quindi la prima cosa da fare, il problema dell'anno 3000 è: spegniamo l'infiammazione, punto. Una volta che capisci o di far uscire i prodotti o di spegnere l'organo che parla e che li crea, un tessuto, hai già trovato la quadra del cerchio. Basta questo? Basta il PEA? La risposta è no. Ci siamo? Ognuno di noi metta in gara quelle che sono le sue competenze. Ma una cosa è certa, che se i mastociti, in questi studi si sono focalizzati proprio sull'amico mio, potrebbero agire in modo periferico e centrale coordinando i processi infiammatori di memoria infiammatoria. Di memoria infiammatoria, se i mastociti regolano, sono i mediatori culturali della memoria infiammatoria, quel famoso inflammosoma non lo creiamo più e quindi spezziamo la catena, perché se no autocarichiamo l'informazione cronica e non ne usciamo più. Prima un'infiammazione una volta ogni tanto, poi cambi di stagione, poi ogni mese, poi 15 giorni e poi ce l'ho sempre. Ed è normale che prima mi fa male la pancia, poi la pancia e l'ovaio, poi la pancia e l'ovaio all'intestino, poi la pancia e l'ovaio all'intestino alla patata, poi la pancia e l'ovaio all'intestino alla patata alla vescica, poi la schiena, poi il cambio postura, poi i miei microbioti fanno il diavolo a quattro. Oh signore Dio, da che quando arrivano certe pazienti le guardo e con gli occhi da bambi rispondo: signora, da che parte vogliamo iniziare? Perché cioè, ho due mani, un neurone, mi faccio lavorare bene. Cioè. Allora, quindi il PEA è prodotto idrolizzato dalle cellule della microglia e inibisce l'attivazione dei mastociti sia, ripeto, a livello centrale che anche a livello periferico. Quindi se continuo a parlarmi dell'effetto PEA centrale e periferico, e rispondo a una collega che prima mi diceva: sai, c'è un po' un problema, mia figlia, mestruazioni, cominciano i momenti di premestro, aveva depressione, eccetera, eccetera, la risposta è qua: why not? Assecchiate, come dico io, subito, e non solo perché adesso vi do questa informazione. Ad esempio, nel dolore d'ovulazione, glielo dai all'ovulazione quanto al dolore, la piattaforma dell'inflammosoma si è creata prima, glielo dai tutti i giorni per 3 mesi, 2 nel momento dell'ovulazione, 2 nel momento del mestro per 3 mesi, e poi lo riserverai dall'ovulazione al mestro. Dispareunia, dolore mestruale, dolore ovulatorio, ovaio resistente, ovaio policistico, dall'ovulazione all'inizio mestro, i primi 2 giorni in mestro, nel momento in cui l'inflammosoma sei sicura che si creerà, punto. E chissà come mai gli spariscono anche i dolori alla schiena, e ve ne dico un'altra al report di ieri sera, buona qualità della vita, ma soprattutto sul discorso fame bulimica e premestro. Mi ha detto che se l'istamina a palla mi viene a fame da cioccolato che vedo la Madonna, giusto? Ma è uno stato infiammatorio, si chiama neuroinfiammazione, rewind. Quindi depressione, ansia che abbiamo sempre prima del mestro, dall'ovulazione al mestro. Ragazzi, il periodo peggiore per noi donne non è la mestruazione, lì ci liberiamo delle tossine, è dall'ovulazione al mestro, è lì che si crea la piattaforma infiammatoria, neuroinfiammatoria, le depressioni, le... Questo ci sta, ma se mettiamo questo dubbio, perché voi avete ben contatto non solo con noi, con la Prophenix, anche con altri, giusto? E la molecola è lì da un bel po', ce n'è di diverse situazioni, quindi ultramicronizzata, micronizzata, ma 2 minuti fa cosa vi ho detto? Che non esistono barriere. Quindi che questa sia più funzionale di un'altra, se sono infiammata e lui è il pilota automatico, ma di cosa stiamo parlando?
Quindi è utile andare al di là di quello che è l'effetto molecola per cercare di farla arrivare là, dove nessuno è mai giunto prima? Ah, perché ci va da sola, è chiamata dai macrofagi. Quindi mancano confronti diretti, diverse formulazioni di IPA negli esseri umani e quindi non ci sono ancora dati clinici a uso di supporto di una rispetto all'altra. Perché ve l'ho spiegato? È logico? Non è semplice, ma perlomeno ha senso quello che io ho detto? Viene richiamata, quindi non c'ho bisogno di dargli la Ferrari, quello ci va anche in 500, parte anche mezz'ora prima. È il timing somministrativo che cambierà l'evento della farmacologia italiana. Non è il tempo di permanenza dei tessuti o la timing della diffusibilità di una molecola, perché ormai lo sappiamo, se una molecola è stata studiata è perché andrà a lavorare in un certo campo, in un certo recettore. È il tempo di somministrazione che cambierà l'aspetto, ripeto, dei nostri eventi terapeutici. Ecco perché vi parlo in fumetti. L'invecchiamento, come abbiamo detto, l'aging, la neuroinfiammazione, ma l'inflammaging di stiamo parlando è un importante fattore di rischio e quindi se io ho pazienti che hanno i primi segni di demenza senile, non è Alzheimer, ma i primi segni di decadimento, bene, andrò a lavorarci con le molecole che mi aiutano, mi stimolano, mi danno energia ai neuroni, ma la prima cosa che faccio quando trovo un cane per strada, cos'è? Portarlo al sicuro, tranquillizzarlo, perché se gli dà tra papà non mangia, non mangia e non beve. Metterlo al sicuro, spegnere le ansie, spegnere l'infiammazione e poi ti do la pappa. E questo è un altro punto che invece volevo sottolineare con i colleghi che si occupano di geriatria e di anti-aging. Non gli dai la pappa al neurone, prima spegni l'infiammazione e poi lo rigeneri, perché sennò lui non sa che farsene della tua pappa. Quindi, la luteolina è stata pensata in associazione con la PEA. Perché? Perché la luteolina ha tutti questi vari effetti farmacologici, tra cui mi serve come qui di più antiossidante, perché è legato al blocco della xantina ossidasi e aumenta la produzione degli antiossidanti endogeni, quindi è già un anti-aging. Cazzo, non glielo do, sto parlando di neuro-aging. È in grado di agire come potente antinfiammatorio, ma perché? Perché agisce come inibitore del NFKB, che è uno dei malvagi dello stato dell'infiammazione cronica e della neurodegenerazione, agisce come attivatore dei segnali di partenza della risposta dei Toll receptor 4 e dei Toll receptor 3. Vi ricordo che Toll receptor 3 sono i recettori per i virus prionici, vaccini quindi, e dei virus reali in quel momento, dalla mononucleosi al citomegalovirus, alla toxo, alla zoster, anche vecchi, che si riaccendono, che vi ho detto prima, ai cambi di stagione. Tutto ciò che dico ha un pri. Anche agisce sui segnali indotti dalle proteine LPS dei batteri che si attaccano al Toll receptor 4 e bloccano la stimolazione in autoinnesco di uno stato disbiotico, come si diceva in epoca antica, alterazione microbiotica attuale, che crea uno stato di infiammazione sistemica, la Vigigat syndrome, l'IBS, l'IBD e anche l'innesco, perché una IBD si trasformi in morbo di Crohn, retocolite ulcerose, bla 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 bla. Devo spegnere. Quindi, attenuare sempre potenzialmente l'attivazione dell'LPS sulla microglia, perché vi ricordo che le frazioni batteriche vanno in ogni dove nel nostro corpo, quindi una disbiosi, sappiamo che esiste quest'asse intestino-cervello e viceversa, mediare l'attività di quelle che sono le proteine centrali di rimaneggiamento neurologico, ridurre l'upregulation dei geni modificati l'apoptosi, ma soprattutto avere una parziale affinità col sito di legame delle benzodiazepine dei recettori del GABA. Domanda, le posso usare questo
ensemble che mi fa sentire una musica meravigliosa nei miei neuroni? Se sono in terapia neurologica, la risposta è sì. Non ci sono effetti collaterali né sovrapposizione né amplificazione degli effetti dei neuromediatori. Quindi, se io posso pensare agli effetti della nuteolina sull'azione classica spiegata per i flavonoidi, la risposta è no, va ben oltre se in più ci associo la PEA, perché va a lavorare addirittura non solo sulla rottura di quei neutrofili che poi mi danno attacchi istaminici, ma va a lavorare direttamente sulla mediazione centro-periferia-centro, cosa molto diversa. Quindi non creo neanche la piattaforma per quegli attacchi di iperistaminismo autologo su base stressogena. La PEA è stata la prima molecola che ho utilizzato quando ancora il Targus non esisteva, con ottimi risultati, meglio ancora dei radicali DAO, che sono i mediatori che ci mancano quando abbiamo attacchi di iperistaminismo autologo, e dei mediatori antinfiammatori periferici, e persino sempre associati a una dieta con i cibi antistaminici vietati in quei periodi di passaggio. Quindi, in tutta questa spatafiata di bibliografia che non sto a guardare, ma guardo qui che vi ho fatto riassunto dalle puntate precedenti, la rotolina viene usata, studi su uomo e anche su animali, ma prevalentemente su uomo, durante l'epilessia. E durante l'epilessia uno si prende i psicofarmaci, giusto? Quanti di noi? Il Depakine la mattina, Depakine la sera, capito? Disordini dello spettro autistico, malattia di Alzheimer, Parkinson, declino cognitivo, di quello cui io mi ero approcciata all'inizio, perché avevo capito che c'era un accesso periferia-centro. Danni traumatici cerebrali, lo sapete vero che uno stroke e un incidente stradale, ho picchiato il capone, anche se non vado in coma, nel momento che io ho un trauma cranico nel mio cervello, i primi che arrivano sapete chi sono? Le ife della candida. E perché nel liquor cerebrospinale della gente in stroke allettata, ci sono fiorfiori di studio, ancora risalgono al 97-98. Perché? Perché è l'unico vivente in noi che quando c'è un incidente, il primo che arriva, perché ben alloggia, ha una velocità di duplicazione che è ridotto rispetto a un batterio normale, perché si duplica nel giro di 10 minuti. E nella mentalità di batteri e funghi non esiste il concetto di spazio vuoto. Quindi se c'è una rottura da qualche parte, la prima che arriva è proprio la candida. E produce 13 famiglie di candida diverse, adesso sono state codificate altre due, quindi sono 15-16. Ognuna produce 40 micotossine tutte uguali e 35 differenti per ogni famiglia di candida, fra cui dei neuromediatori, delle neurotossine e dei neuroipnotici. Ecco perché poi andiamo a cercare il cioccolato quando ci abbiamo guerre stellari nella pancia. Va bene. E la nuteolina ha dimostrato in questi studi in vitro e in vivo di possedere effetti migliorativi contro la progressione dell'endometriosi. Ecco perché prima ho detto al Talgo, forse ci è utile anche per questo, perché modulando il tumor necrosis factor alfa e beta, riducendo l'interleuchina 18, evita l'espansione, non ho detto che la fa sparire, non è la pillola, non è la menorrea, o non è una gravidanza, purtroppo, che fa sparire l'endometriosi, ma la riduce, riduce gli effetti proinfiammatori di innesco. E PEA e luteolina insieme non fanno miracoli, ma certamente è un fantastico joint venture, è vantaggioso per entrambi questa situazione. E a chi si associano, e qui entriamo nel meraviglioso mondo delle erbette che mi piacciono un sacco, piacciono anche al collega qua davanti, è la boswellia serrata, l'albero dell'incenso. Perché? Perché questa vera magica pianta, che da sempre abbiamo capito che è un ottimo riparatore delle gut junction intestinali, che è un ottimo riparatore delle cartilagini e dei legamenti, perché agisce a livello del connettivo e a livello di quello che è l'effetto produttivo di collagene 1 e collagene 2, bloccando la conversione in collagene 3, che è quello duro, anelastico e che fa i cheloidi. What? Voglio dire che dopo un intervento chirurgico, perché non posso dare questa molecola? Intanto per evitare le aderenze intestinali,
in una persona che magari è già stata operata più volte. Anche in laparoscopia si formano aderenze se il livello infiammatorio è alto. Ma nel contempo la boswellia mi evita di avere quella progressione infiammatoria della parete intestinale che produce l'ichigatta spontanea post intervento entro 36 ore, abbiamo l'acquario di Genova là dentro, e nel contempo mi fa modificare lo stato di apposizione perché agisce come molecola antinfiammatoria attraverso l'inibizione della serina peptidasi, la caspasi G e delle prostaglandine microsomiali a livello endocellulare, si riparano più velocemente i tessuti. Ti do lo spunto per ripararti meglio. Quindi, invece di dare il tachidol del caspita, scusate il nome e cognome, ma perché non pensiamo anche di fare un'azione riparativa tessutale? Arnica, bene, da omeopata vi dico, secchiate d'arnica. Quale? Beh, quella già prefabbricata, oppure vado a lavorare di neurone, se è più interno gli do 15CH, se è più esterno gli do 5CH, gli metto due aghi per magari trattare e la cicatrice di tale cheloide. Sì, ma se posso dargli qualcosa a domicilio, perché questa non si muove e sappiamo tutti che tempi del caspita abbiamo avuto, why not? Un aggiorno, why not? Anche il dolore neuropatico post intervento chirurgico o il dolore semplicemente post intervento chirurgico, perché è un mediatore degli stati infiammatori, migliora la riparazione dei tessuti. Grazie boswellia. E scusate la sovrapposizione, qualcosa vi sarà po' scappata, vedi che sono stanca, normalmente non succede questa roba qua brutta. E quindi gli acidi boswellici hanno un'attività che inibisce la frazione idrosolubile, è una resina gommosa, e potenzia la risposta immunitaria umorale cellulo-mediata. L'attività antiossidante, antitrombotica degli estratti della resina gommosa della boswellia hanno determinato un'inibizione dell'attivazione delle cellule monocitiche umane sull'aggregazione piastrinica. Caspita, invece, cioè, invece di darle la calciparina, no, per carità, da chirurgo vi dico calciparina va bene, per legge, per costrutto, per situazione. Ma io non gliela do per 15 giorni di fila, un mese per un post-Covid. Gli do l'antalgus. Capì? Moria mai che forse c'ha ragione. Ma può essere. Oh, primo che trova la minchiata che dico, mi venga a dire, ci guadagno io nella mia conoscenza. Inoltre, le alterazioni infiammatorie che possono portare, e come vi ho detto, colite ulcerosa, morbo di Crohn, eccetera, ma questi sono studi che abbiamo fatto, e vi parlo del 93-95, della boswellia, perché lavoravo con l'Università di Siena in fitoterapia, è roba vecchia per me, non so quanti la sappiano già, però sappiamo che modula diversi bersagli molecolari, enzimi, chinasi, recettori e fattori di crescita, trascrizione, alti livelli di sopravvivenza a proliferazione cellulare, ma cellule sane, non infiammate. Questo è il messaggio che vi voglio dare. Perché c'è la PEA, perché c'è la rotolina e la possibilità di utilizzo della boswellia serrata nelle patologie croniche dove è razionale. Per questo, nella gestione di varie malattie croniche è ben motivata l'utilizzo di boswellia, sia perché stiamo parlando del gastroenterico, il grande maestro, il grande regolatore, ma sia perché andiamo a parlare di una capacità rigenerativa tessutale. Insegniamo anche alle cellule ad autoripararci, non vi parlo di queste patologie, melanoma, meningioma, miocardite, ischemia reperfusionale, diabete, HIV, tutte quelle situazioni di tipo cronico, non circuitale, cronico. Può essere un'idea? Può essere un'idea. Non c'è scritto l'urdene? Può essere un'idea. Questo è uno studio doppio cieco controllato con placebo, somministrato per 120 giorni a 48 pazienti, meglio che fossero 50, ma le accettiamo, di boswellia, che ha migliorato significativamente la funzione fisica delle pazienti, riducendo quello e quello che gli interessa, rigidità rispetto al placebo. È il primo segnale di infiammazione o articolare o miofasciale o strutturale pseudorganica. Ricordate con questa parola strutturale pseudorganica. Quanti di voi visitano una paziente utilizzando il palperulé, le proiezioni di organo sulla pelle di Jaicot? Cosa sta parlando questa?
come si fa paperulè? Si prende il pollice, si appoggia in un punto della pelle e le altre dita lo trascinano. Gli organi sotto depositano tossine e infiammazione nel pannicolo adiposo, più o meno evidente, io ce l'ho evidentemente, nella struttura dell'organo sotto. Quindi, punto e tiro. Se il tessuto, se l'organo sotto non è infiammato, si arriccia la mia gonna. Se il tessuto sotto è infiammato, è adeso. Lo potete fare lungo la schiena, se avete l'idea dei mediani di ripercussione sugli organi interni. Lo potete usare nei mediani di acupuntura, lo potete usare nei mappe di Jaricot, si chiamano. Lo trovate? È una roba che si usava negli anni 80. Ma io sono vecchia, ve lo dico, sono vecchia. Quindi, questo migliora la rigidità, non solo motilità, elasticità, ma anche del dolore richiamato dopo attività fisica. Il discorso attualissimo. La gente che si rimette a fare ginnastica adesso e sono tutti sgnenchi, oppure si strappano, oppure... Quindi, tutte le patologie caratteristiche di uno stato di low-grade inflammation. Cosa hanno bisogno? Cosa ho detto? Non ho detto drenante, ho detto depurativo. Cazzo, zingiber, zenzero, zingiber. Lo zingiber officinalis, la radice di zenzero, fiore meraviglioso, è uno dei primi. Ma perché zenzero è stato messo in questo connubio, ok? In questa accademia? Ma ragazzi, ogni volta che ho parlato di infiammazione, ho parlato di batteri, ho parlato di virus, ho parlato di dolore, chi ci va di mezzo? Quante volte ognuno di voi si è fermato a dire fegato, 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 fegato? Zingiber è il principe che lavora con fegato. Se il fegato non lavora bene, la porta non è aperta e voi riciclate citochine, chemochine, chemotossine. Sei normale, no? Ora, zingiber, zenzero, ginger come lo chiamano gli americani, ha tutte queste attività antiossidanti, antimicrobico, anticanceroso, antidiabetico, neuroprotettore. Non assecchiate perché è un cibo yin, un cibo yang, quindi se una donna ha molte vampate non deve pigliarselo assecchiato e soprattutto non mangiarselo candito. Esiste anche quello essiccato senza zucchero, grazie. E questo dopo i pasti magari l'aiuta, ma non a cena. Anche a metà mattina, quando abbiamo i cali di energia, il freddo dentro che non riesco a scaldare, quello è vuoto di rene. Quindi glielo puoi dare, perché gli devi dare un cibo yang in quel momento. Ok? Ecco perché Antagos forse va meglio a metà mattina, lontano dai pasti, e nel pomeriggio, tra le 4 e le 7. Perché? Perché è l'orario di rene. Il rene in quel momento è in up, il massimo del suo splendore funzionale e disattivo, e quindi se io devo darlo una volta al giorno, le dico tra le 4 e le 7 di sera. Che cazzo! C'è sempre logica nei miei ragionamenti. E tante notti e tante volte andare in bagno con i libri. I composti fenolici sono principalmente i gingeroli, gli shangaoli, i paradoli. Una regola fondamentale è, cioè voglio bermi una tisana di zenzero, bene, fai bollire l'acqua bollita spegni, prendi lo zenzero, non lo gratti, perché sennò gli oli essenziali volatici, compreso il limonene, il cinelene, eccetera, ci sono sette oli essenziali, vanno in aria, prendi e tagli a fettine fini fini, lo zenzero lo butti nell'acqua e ci metti il coperchio. Quando in studio siamo stanche, poi lo lasci raffreddare 5 minuti col coperchio e dopo lo prendi, lo puoi bere e puoi mangiare i pezzi di zenzero. Posso fare una domanda? Sì. Allora, per quanto riguarda i tempi di somministrazione, la comunicazione era stata quella di prenderlo al fatto con un convogliante oleoso. Quindi sì. Invece tu mi confermi che a metà mattina, a metà pomeriggio? Se la dose è doppia, in questo caso sì, sto parlando degli esercizi da ovulazione o da dolore pelvico. Sì, se io devo prescriverlo, se io devo prescriverlo in un orario pertinente, a lavorare in maniera sistemica, la cosa migliore sarebbe quello di prendersi
se uno è intollerante al latte, due dita di latte d'avena, di riso, di riso fa schifo, sembra sciacquatura di piatti, di latte di capra, due dita, glielo metto dentro e se lo beve, 4 del pomeriggio, fai la merendina. No, voglio dire, tipo un cucchiaino, mezzo cucchiaino di ghee e... O... Dentro nell'altalgo sì o no, 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 no. O una mela cotta? No, mela cotta proprio no. Ok. Mela cotta proprio no. Perché gli anziani... La pectina non va bene. Ok. Perché fa pugni col parmitolino e col no. Quindi, comunque non al pasto. Pane, olio e sale. Pane, burro, acciughe. Ma quindi lontano o durante? Ma io non ti sto parlando di lontano o vicino, io ti sto parlando del timing di somministrazione e ritorno al prezzo precedente. Sto parlando del timing, cioè ci sono degli orari migliori, più funzionali per quella molecola. L'orario è tra le 4 e le 7, punto. Che poi tu ceni alle 6 e te lo pigli alle 4, o lo prendi appena prima di cena, o lo prendi con la merenda di tuo figlio pane, burro e marmellata, e pigliati pane, burro e marmellata. Qual è il problema? Ma ci vuole il convogliante oleoso, quindi è necessario? No, io ho avuto risultati anche senza, okay, perché le mie infermiere, ad esempio, che fanno le diavolo a 4 e che non so mai se al pomeriggio montano, smontano, sono di riposo, non so mai un cacchio, se lo ingollano, ma i dolori dell'ovaio policistico da ovulazione, da follicolo infiammante o da sindrome di Fowler, che è una paralisi dei visceri, per 24 ore a causa del liquido follicolare non ce l'hanno più avuta. Sì, ma questo non lo usiamo solo per i dolori. Ma certo, sì, sì. Nello specifico ti dico, secondo me, non legarti troppo a questa forma mentis, ma certamente non la frutta cotta. Ti prego. Quindi lei come lo dà? Pardon? Lei come lo dà? Disciolto nell'acqua? No, perché fa fatica a disciogliersi. No, ho detto due dita... Ad esempio, a me piace, non tutti piace, o due dita di latte di capra, o due dita di latte di avena, o di miglio, o di... e se lo bevono. Non deve sciogliersi, deve essere in soluzione, in sospensione. Scusate un attimo, volevo intervenire un attimo sulla... Si sente, no? Sì. Volevo intervenire un attimo sulla possibilità di scioglimento della di Antalgos. Il prodotto è in commercio da un anno, più o meno poco più di un anno. I primi due lotti si scioglievano benissimo, poi c'è stato un problema con il terzo e il quarto lotto, perché avevano cambiato uno dei componenti, uno degli eccipienti, e non si scioglieva bene. Adesso siamo tornati ai vecchi componenti, per cui si scioglie di nuovo bene anche in acqua. Quindi non si scioglie benissimo come l'aminofast, tanto per fare un esempio di cui conosce l'aminofast, però in realtà si scioglie come si scioglieva all'inizio, quindi il problema dello scioglimento nell'acqua in questo momento non esiste più. Allora, se doveste avere dei problemi, se doveste avere dei problemi ancora di scioglimento, segnalatecelo che lo segnaliamo. Dicevo, scusi. E là dicevo, allora dovranno smaltire dei lotti perché io dei pazienti... Sì, può capitare, sì, può capitare qualche farmacia o qualche grossista abbia ancora... Comunque garantiamo che con i lotti ormai da qualche mese in commercio questo problema dello scioglimento non c'è più. Certo. Comunque vi dicevo, la mia esperienza in questi ultimi 8 mesi che sto raccogliendo adesso le informazioni delle prescrizioni che avevo fatto sono che funziona in acqua, il latte, mangio un pane con la marmellata, mi sciolgo un po' d'acqua e me lo bevo, cioè quello che c'hai fai, capito? Lo zenzero nello specifico ha una forte attività antiossidante perché il numero di componenti fenolici è rispettivamente 5-2, 1-1 e 2-4, quindi è un'altissima concentrazione di questi radicali, ma soprattutto degli antiradicali, perché questa è la sua prima azione, diminuisce il livello dei radicali liberi, quindi mette in condizioni, nonostante, ripeto, che c'era il cibo Yang, mette in competizione quello che è l'effetto pro-infiammatorio nello spegnere, lui spegne. Idealizzatelo come il pompiere sexy, lui è pronto a qualsiasi evenienza, fa un sacco di cose. Quindi lo zenzero ha inibizione, produce inibizione della sintesi di citochine profiammatorie e primo di tutto è l'interleuchina 1 e tumorosis, necrosis factor alfa di cui abbiamo parlato tanto prima, citochine indotte peptide beta amiloide e chinochine, prostaglandine, leucotrieni. Ometti, guardate qua, inibizione della 5-lipossigenasi.
domanda. Ma posso dare anche associazione a qualche antiprostatico perché ho la prostata che mi dà problemi? Caspita, sì. Non solo i dolori prostatici, per evitare la progressione dei livelli infiammatori della prostata. Ve ne butto lì un'altra, così ormai a bombe qua ci stiamo, eh? Dopo una TURP, dopo una TWIP, sono due tipologie di intervento che si fanno, una per alesare il tubo per fare la pipì, perché la prostata gli strozzava il tubo e non riuscivano a farlo uscire, e l'altra invece per un po' più, per scavare la prostata. Quindi, dopo gli interventi prostatici, certo, per almeno 3 mesi, perché evita la sclerosi, loro gli tengono il catetere per cicatrizzare il dotto uterale dopo che gliel'hanno scavucchiato, ecco, per evitare la sclerosi e la cicatrizzazione del dotto uterale, ad esempio. E comunque, vado avanti perché sennò quando non la finiamo più, lo zenzero influisce positivamente sulla funzione della memoria e mostra un'attività antineuroinfiammatoria che potrebbe contribuire alla gestione e alla prevenzione delle malattie neurodegenerative. Sputaci sopra. Ma perché? Beh, intanto perché va a far lavorare con un livello minore di energia e quindi non fa sprecare energia alle nostre cellule che non si deteriorano più così tanto. E poi, come vi spiegavo, fa parte di quel complesso. Voi quando sentite una musica, non sentite una nota alla volta per uno strumento alla volta. La musica è fatta di molti strumenti, ognuno ha del suo. Ma certamente chi usa zenzero, e ripeto, forse più gli uomini che le donne, a noi piace più il gusto, a loro un po' meno, ma potrebbe aver migliorato il discorso infiammatorio a livello vascolare. E se arriva più ossigeno al cervello, tu mi insegni che il cervello lavora meglio. Ah, ecco perché vi ho detto, quando siete stanchi, fate fatica a concentrarvi, pigliate i cubetti di zenzero non zuccherato e ve li tenete in studio. Questo, e vi dà una carica, non sto scherzando, ve ne pigliate 3 o 4 e ve li masticate intanto fra una paziente e l'altra. Vedete che tirate fino a sera senza noia. Quindi, lo zingiber, nella sua funzione di protezione e neurodegenerazione, ha mostrato attività citoprotettiva contro il danno delle cellule neuronali, un antistress ossidativo, inibitore delle risposte infiammatorie e promotore della formazione delle sinapsi nel cervello di sperimentale dei topi. Quando? Ma abbiamo detto prima, perché? Ma perché se io tolgo un'infiammazione, il mio nerve growth factor, di Montalcini, ricomincia a lavorare mediando quelli che sono i pezzi di sostitutivi sul danno della barriera intestinale, ma anche impedito la sovraregolazione della claudina 2 e del disassemblaggio di claudina 1. Praticamente blocca lo scioglimento di quei punti di adesione degli ATAC che tengono insieme in 5 punti le nostre cellule dell'intestino nella parete cellulare e blocca l'effetto di propagazione dello stato infiammatorio e la progressione della leaky gut. Supplementazione di zenzero ha ridotto significativamente i livelli, carte alla mano, tumor necrosis factor alfa. Questa è la sigla inglese, ma è il PCR, come prima, nel gruppo dello zenzero rispetto al gruppo placebo glucobasale. La busuelia in associazione con lo zenzero ha migliorato i cambiamenti istopatologici da stress comportamentale, da ripristinato le vie centrali e cerebrali di ratti, riducendo quelli che sono gli effetti deleteri distruttivi dell'Alzheimer. Quindi se noi uniamo il discorso di busuelia con lo zenzero, ecco perché mi piace anche la logica delle piante, noi andiamo a lavorare su un livello maggiore di funzione organica dei nostri neuroni, dei nostri macrofagi e smaltimento dei rifiuti speciali, quali le citochine e le chemochine a livello epatico ed emuntoriale generale vascolare, perché è fregato il signore della rabbia, ma è anche il signore del vascolare. Questo è perché parlo troppo. Come usarlo? Pratica. Scusate, ma io sono un po' pratica, poi tanta teoria bisogna tirarla in mano. Nella fase d'attacco, come vi dicevo, e qui si parla non del mal di testa con aura che ho da 100 anni, c'ho la lombosciatalgia. Cosa faccio?
mi piglio una bustina e, come dicevamo prima, la sciogliamo nel latte di soia, che io detesto, quindi l'ho eliminato immediatamente questa informazione, dopo colazione o dopo cena per 15 giorni. Quindi, riassunto, 2 volte al giorno nel momento dell'attacco acuto, 1 volta al giorno nell'accompagnamento e soprattutto accompagnamento di che? Nella reinformazione di un sistema infiammatorio per non fargli produrre l'inflammosoma, che è tanto comodo ma ci provoca un sacco di problemi nella riacutizzazione dei sistemi infiammatori. Fin qua ci siamo? Datemi un cenno perché so che l'ora è tarda e cominciamo con l'ipoglicemia. Praticamente questo costrutto, questo insieme di eventi, PEA, luteolina, boswellia e zingiber, è uno che va a regolare non solo a bloccare i sintomi di dolore, di infiammazione nel momento acuto, e lì ci va a lavorare dandogli 2 volte al giorno per 15 giorni. Perché abbiamo detto che il sistema immunitario, il sistema endocrino, il sistema metabolico recepiscono un'informazione di cambiamento nel loro costrutto entro 3 settimane. Nell'uomo sarebbe necessario 4. Se ti ho detto che la PEA e la luteolina vanno a lavorare più verso un'informazione disgregativa della formazione della piattaforma infiammatoria, chi sta alla base della piattaforma infiammatoria? L'inflammosoma, che è quell'agglomerato proteico che, una volta innescato, il mio corpo lo dà come dato di fatto e lo autoinnesca anche per minimi stimoli. La fitoterapia in questo caso ci aiuta con boswellia e zenzero, perché invece va a lavorare sulla riparazione cellulare, sulla riconversione dei danni, quindi riduce lo stato ossidativo, mette le cellule in condizioni di lavorare meglio, chiudendo, facendo lavorare meglio le giunzioni serrate dell'endotelio, delle vene, dell'intestino, e lo stato infiammatorio intanto scende. Così è più semplice? Ok. Scusi, non ho capito però, scusa. Cosa? Stomaco pieno o stomaco... Nata volta. Sì. Non è quello il problema. Tu lo puoi specificare comunque a stomaco pieno. Questi sono gli schemi, cara collega, che sono stati stampati dall'azienda quando il prodotto è stato fatto, e non c'è scritto comunque sotto. No, ma qua no, è un'altra cosa, qua fase di mantenimento, perché me ne do una sola e quindi devo ottimizzare al massimo la sua biodisponibilità. Qua non c'è scritto le parole hanno un peso, le parole hanno una forma. Ma c'è scritto fase di mantenimento. Quanto tempo? Nella fase di mantenimento, personalmente lo sto dando per 3 mesi. E dopo, all'occorrenza, quei 2-3 giorni dell'ovulazione o 5 giorni prima e durante il mestro. Quindi poco mirato. Ma perché il sistema infiammatorio è già andato a lavorare nella disgregazione della produzione dell'inflammosoma. Una domanda pratica: essendo la boswellia, avendo la boswellia un'azione anche disaggregante, c'è qualche controindicazione su chi prende? No, no, e ho una paziente che usa già Coumadin da secoli, sta facendo il 3° mese e quindi ogni 15 giorni fa i suoi dosaggi PT-PTT e il bilancio delle piastrine, si è ridotto le piastrine, l'ematologo è rimasto di cacca perché dice una vita che ce ne aveva 560, siamo arrivati a 270, quindi vuol dire che lo stato infiammatorio vascolare si è ridotto molto. Poi gli è passato anche il dolore pelvico e ha ritrovato anche un compagno, sono felice per lei, ma il suo Coumadin sta sempre prendendo, eh? Una busta al giorno, bla 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 bla. E può prendere il renale, va anche prendere. Sì, non vedo il nesso. No, nel senso che né le piante fitoterapiche vanno a lavorare sulla microlitiasi e neanche sull'insufficienza renale, fermo restando che c'è un discorso di reuptake del potassio, calcio, per il discorso che alcuni farmaci che danno, ad esempio, per regolare la pressione, hanno queste perdite di potassio folliche, stanno studiando i nefrologi come risolvere. No, non ho interferenze,
sull'obiettività a lungo andare non te lo so dire, ma ti dico, io sono già 4 mesi che lo prescrivo. No, ottimi risultati perché lo prescrivo pure io veramente. Certo, ma soprattutto non ti dà gastralgia, non ti dà reflussi, non va a lavorare in maniera accumulativa sul fegato. Io lo trovo ottimo. Ecco, questo era il suggerimento, quello, ripeto, che è stampato sulla brochure che tutti voi avete. Nella dismenorrea la bustina si scioglie perché è latte di soia, ripeto, io non ho mai usato latte di soia, dopo colazione o comunque a stomaco pieno, quindi può essere data dopo il pranzo, perché il pomeriggio male o mi viene il mestro alla sera? Nel mantenimento sì, ma nell'attacco acuto glielo do mattina e sera, che sia metà mattina, che sia dopo colazione, non ha cambiato gli esiti terapeutici, ecco questa è la mia idea, non ha cambiato gli esiti terapeutici. Ma perché vi sto facendo un accenno e vi accennerò velocemente questi altri prodotti? Perché, come vi ho detto, io ho dei target, no? Che sono il dolore, che sono l'infiammazione, ve l'ho detta 100 volte, forse vi sarò andata a noia, del sistema cardiovascolare, che non possiamo eluderlo da un difetto infiammatorio. Perché? Perché dovrei usare 100 cose. Bene, non si è mai visto, ho mal di testa, ho preso il cachet. Bene, ma questa è l'abitudine dei nostri pazienti, perché non lavorano come noi non lavoravamo, con la testa in maniera sistemica. Quindi, se io vado a spegnere un grado infiammatorio, lavoro anche indirettamente sul livello vascolare e connettivale, giusto? Beh, questo è il concetto, spengo la luce e la stanza è a posto. Ma se non ci metto il tizio che mi ripara le facciate, mi mette a posto le sedie, stasera, domani, la sala è ancora così, con le bottiglie a terra, con i pezzi di carta, quindi... Non sto parlando un'altra volta di drenaggio, sto parlando di un consolidamento della funzione dell'organo che per primo viene coinvolto in uno stato infiammatorio, che è il sistema vascolare. È il primo che si agita quando c'è un'infiammazione. Ecco perché vi sto per parlare di Equimel. Perché? Perché lui mi va ad agire sulle componenti patogene dell'insufficienza, ma anche dell'infiammazione vascolare, sia a livello vascolare che perivascolare, che intravascolare, ma anche disgrega quella che è la piattaforma dell'edema intra e perivascolare. Cosa vi ho parlato prima della vasculite? È questo. Cosa c'è in Equimel? C'è un'azione antinfiammatoria e antiossidante con effetto protettivo sui vasi, arterie e vene, ma anche su linfa. Perché non ne abbiamo parlato? È, diciamo, il condotto dove buttiamo i panni sporchi quando siamo in hotel, che poi vanno in lavanderia, giusto? Beh, questa è l'ipotesi che io dico alla signora Luisa. E va a lavorare anche a questo. Perché? Perché allevia senso di pesantezza, quindi chi sta molto in piedi, chi ha problemi di emorroidi, chi ha avuto o sta avendo uno stato infiammatorio, e quindi può essere un accompagnamento ideale. In Equimel cosa c'è? Ci sono anche lì le erbette che a me piacciono tanto, e sono la centella asiatica, che non è quella che fa sciogliere la cellulite, vi prego, non stiamo parlando degli anni 70, il ruscus, che invece è il signore che assomiglia e piace tanto il fegato, va ad agire sulle emorroidi, va ad agire sulle varici, va ad agire a livello anche dei capillari più fragili. L'equiseto, le meliloto, che sono i due che vanno ad agire sia a livello extra connettivale, extra endoteliale e a livello linfatico, l'esculus, che conosciamo bene essere la soluzione sia fitoterapica che omopatica per le emorroidi, insieme alla ruscus, e sono quelli che vanno a spegnere l'infiammazione diretta a livello endoteliale. La centella ha queste caratteristiche, ma perché è stata scelta? Perché riduce la permeabilità capillare e l'edema, ma non vi fa sciogliere la cellulite, non vi ripara il glaucoma, non fa evitare che la retina si stacchi. Giù c'è il congresso degli oculisti, neonatologi oculisti, che usavano centella asiatica a secchiate negli anni 70-80. Adesso si stanno ricredendo e stanno parlando di retinobioma,
esiste un retinomioma, prima l'ha buttato l'occhio in sessione. L'ipocastano, che conosciamo perché contiene scina, i flavonoidi, sono i flavonoidi che fanno il vantaggio di questi fitoterapici, con un'azione protettiva, antiflebotropica, antiedemigena e antinfiammatoria, e quindi mi vanno a bloccare la migrazione endoteliale dei leucociti. Poi abbiamo il ruscus, abbiamo detto, che va ad agire con la ruscogenina e la neoruscogenina, un'azione flebotonica, quindi è come avere una maglia che ci sostiene, non solo quando stiamo in piedi, ma anche che sostiene l'equilibrio della pressione. Già, perché se il collagene diminuisce, diminuisce la minima, ma la massima aumenta. I meliloto, con le sue cumarine e derivati cumarinici e flavonoidi, le saponine, soprattutto le saponine, sono triterpeni che aiutano quello che è l'effetto antinfiammatorio, modulante, tutti i tessuti che derivano dallo stato ectodermico, quindi modula lo stato infiammatorio, le vene, le mucose, l'equiseto, che ha un'azione drenante, questo sì, ma accidenti, è nel complesso, non sto parlando di un drenaggio a secchiate, sto parlando di un drenaggio opportuno e pertinente a livello vascolare, arterioso, linfatico e connettivale, è duopo, qualcuno che porti via la pacchiniera ci serve, giusto? E ha un alto contenuto di silice, che noi donne siamo in effetti in unità magnesio, gli uomini sono unità silicio, però la silice a noi serve, e serve non solo in menopausa per il nostro mantenimento dell'equilibrio del calcio e del collagene, ma ci serve anche e soprattutto perché la silice ci dà struttura. Quelle donne che dopo una certa età sembrano un sacchetto di pelle appesa alle ossa, perdono la matrice. Questo è, silice è la struttura. Chi è ciccia, chi è magra, poco importa, la pelle è cadente. E non solo. I glucosaminoglicani, che svolgono un'azione di modulazione infiammatoria della matrice stessa, la matrice di cui vi parlavo 2 minuti fa. Abbiamo bisogno di un sostegno. Bene, un Equimel anche in questo periodo di adattamento al calore, ma anche alle situazioni di stallo. Ritorniamo ad andare in ufficio, ritorniamo a aspettare l'autobus e c'è un sacco di gente, allora prendo quello dopo. Stiamo sedute 100 ore. Camminiamo pochissimo. In estate, anche una la mattina, una la sera, se ci sono dei problemi. Vi svelerò una evidenza clinica poco scientifica, fa sparire i capillari di superficie. Così evitate magari di suggerire alla sciola Luisa di farsi le sclerosanti. E nel giro di poco tempo, eh. Perché vi sto accennando e poi ho quasi concluso a post-scriptum? È appena uscito e vi verrà suggerito, consegnato dagli informatori, l'Equimel in versione di crema per le gambe. Immaginatevela come il collant graduato che mettete sulla mattina, non va in frigo. Provatelo a metterlo voi per far capire alle pazienti quanto bene vogliono a se stesse. Il Profesteam è un mio vecchio amico, è stato il primo prodotto che ho conosciuto di Profenix ed è il mio mai più senza. Forse è stato lui quello che mi ha permesso di non avere Covid fino adesso. Oppure semplicemente un gran culo, ma questo poco importa. Fatto sta che non mi serve in questo ambito solo per il discorso delle infezioni delle vie aeree, nell'aiuto e sostegno delle infezioni delle vie urinarie recidivanti. In questo contesto ve lo propongo per questo motivo, perché immunomodulazione e prevenzione delle infezioni in generale, l'LPS di cui vi parlavo prima, e dell'intestino e della situazione infiammatoria che si autogenera da quei 450 metri quadrati di monolocale che urla, con gli inquilini dentro che fanno un rave party, magari. E proprio in questa situazione è una prevenzione del trattamento dell'immunodepressione, va bene, ma a me interessa più perché mi immunomodula ed è una profilassi costante, 2 compresse di base tutti i giorni, in tutto l'inverno. Questo deve iniziare già a settembre,
Poi non è specifico, certo, per alcuni batteri piuttosto che altro, ma e infatti aggiungo sempre questa parola, e non solo, perché magari una paziente gliela do per l'infezione mucosale, un'altra gliela do perché ha le infezioni recidivanti, otorinolaringoiatriche, questo polipi nasali per il muco, ma non è solo quello, perché lui va a lavorare in tanti ambiti, perché ha molti aiuti sempre di tipo fitoterapico e naturale. Non posso, per questione di tempo, entrare nel raccontarvi quanto sia simpatica la dorsiflora spanicolata, ma una cosa è certa, guardate questo di cui parlavo prima, aumenta la produzione dell'interleuchina 2, quindi evita la trombosi, ma giusto così per farlo capisse. Scusate, un altro particolare poco epatoprotettore. Il fegato quest'anno ci va di mezzo, vi ho detto fegato, cervello, reni, occhio. La quintana, la pianta dell'adattamento, secchiata in giro magari, e ci aiuta anche a superare questo periodo di, adesso, da oggi, ragazzi, liberi tutti, col cavolo, perché diciamo che chi ci dà le informazioni, chi ci dà gli ordini ha allentato un po' la presa, ma quanti di noi oggi si sentono liberi? Con la mascherina, che anzi di realtà c'è, siamo in 20, possiamo fare, cioè siamo stanchi, morti, quindi la Wintania, ed ecco perché Profestin ci aiuta adesso ad arrivare alla primavera, a superare la primavera, ci potrà essere utile anche in autunno, ecco perché vi sto dicendo, tornano dalle ferie, verso metà di settembre, sono tutti stanchi, morti di nuovo, comincia a dargliela, perché le problematiche respiratorie della prima fase dell'autunno sono quelle che poi ti mettono i piedi sulle problematiche che avrai da gennaio in poi, sulle broncopolmoniti doppie con avvitamento piuttosto che vedi poi. Quindi questo è un ottimo prodotto, perché a parte queste gliel'ho aggiunta perché è vero. Lo sapete che proprio sabato scorso si parlava con gli urologi di quanto siano aumentati percentualmente i disturbi dell'erezione e i disturbi dell'eiaculazione precoce negli ultimi 2 anni. Si parla di un'incidenza italiana, vi parlo di un'incidenza nello specifico della regione Lombardia, di disturbi dell'eiaculazione del 320% e dei disturbi del deficit erettile del 450%. Ora, o l'idraulico non funziona per nessuno, oppure abbiamo perso l'interesse perché siamo stati troppi vis-à-vis. No, oltre ai fattori stressogeni, un sacco di gente ha avuto problemi circolatori perché non si muoveva, perché stava seduto 100 anni, perché ha mangiato male, perché, e quindi hanno problemi a riverbero sia di relazione, non sanno più come presentarglielo, sia a livello infiammatorio, soprattutto vascolare. E quindi se non funziona l'idraulica, non funziona la circolazione, non funziona il tubo. E per non fare brutta figura, le mecche te staccatuma. Ah sì, scusate, per i non lombardi è meglio che stacca casa tua. Questo è. Quindi Wintania, perché ci tira sul umore, perché ci tira sul sistema infiammatorio, perché ci tira giù il sistema infiammatorio, perché ci tira su lo stato di risposta pertinente alle infiammazioni e perché ci aiuta a migliorare in modo significativo il nervosismo, l'ansia, la fatica mentale e tanti altri parametri fisiologici che in questo momento sono andati un po' a ramengo. Ma andiamo avanti. Tutte queste sono attività e perché pertinente nella modalità antinfiammatoria? Perché lui stesso è un antinfiammatorio, ha un'attività immunostimolante, aumenta la produzione di interleuchina 2, ha un'attività della perossidasi che è un killing batterico efficiente, quindi se qualche batterio sfugge e va da qualche parte che non deve, lui lo contiene. E l'Uncaria che fa parte di questo sono ciò che contiene, non sto veramente a tediarvi, ma quello che a noi interessa è lui che ha un effetto gastroprotettivo, perché il primo segnale non è il fegato che dà segno di sé, è lo stomaco. E tutti ti dicono, mangio 2 cucchiai di cibo e ho subito lo stomaco gonfio. Non è solo una somatizzazione. È che qual è l'agente strano che quotidianamente con quale noi veniamo a contatto? Prima di tutto,
a parte l'aria, il cibo. E quindi lo stomaco, gastriti, reflussi, sono un segnale di maladattamento, di distress, di situazione infiammatoria mucosale che dà segno di sé. Lì ci mettete la nosmomica, ci mettete dentro la mastice di Chios, ci mettete dentro l'uncaria. Perché? Perché l'uncaria è un modulatore TH1, TH2. Vuoi mai che dalla gastrite poi ti sviluppi e prima l'allergia una cosa, poi due, poi tre, poi quattro, poi cinque? Perché? Perché è distratta. L'uncaria si usa anche per problemi geniturinari, funziona abbastanza bene, devo dire, dal mio punto di vista, sulla cistite emorragica nell'emergenza. Non posso dire che la uncaria che fa l'effetto, ma certamente ha un'azione di modulazione e di del sistema immunitario, e vedete qua, anche questa è l'unica che ha che funziona antivirale. Ruolo dei probiotici, velocemente. Sappiate che i probiotici non vanno a sostituirsi al nostro patrimonio di flora e fauna, ma loro tolgono il cibo ai patobionti, cioè quei batteri che normalmente stanno liberi e tranquilli, poi un giorno bevono troppo e fanno casotto. Si chiamano patobionti. E quindi gli tolgono il cibo, occupano i posti a sedere e quindi di posto non ce n'è più. Ecco cosa fanno i probiotici. Se c'erano acidi grassi e quindi danno la pappa a bifidobatteri, che fortunatamente sono il ristrutturatore del monolocale, e nel contempo migliorano la funzione di barriera proprio per la loro attività mucilaginosa. Quali ci servono? E non a caso ho messo Superwoman e non Superman. Quali ci servono? Beh, sono tanti, ma gli studi soprattutto sono estremamente diversi, diversificati, perché parte dal principio che si fa fatica a dire tutti quelli che hanno preso, che cavolo ne so, il Lactobacillus insper hanno quel tipo di, perché non tutti i Lactobacillus insper arrivano da quel tipo lì. Quindi, tirato fuori degli studi seri, e questi due lo sono, tira fuori che il Lactobacillus paracase, il presente del Profestil, e il Plantarum sono stati scelti per essere utilizzati come aiuto equilibrante antinfiammatorio proprio specifico dell'intestino. Sono gli aggiustatori, sono i nostri due Super Mario. Sono i due Super Mario perché? Perché hanno una proprietà antiadesiva, un'azione modulante e un'azione riparatrice. Più di altri. E stimolano la produzione di interleuchina 12, mediatore degli stati infiammatori, di interferon gamma, mettiti quieto, ti offro io un aperitivo, basta che ti dai una calmata, fa così l'interferon gamma, lo conosco personalmente, e l'interleuchina 10 che sappiamo bene essere chi spegne gli incendi, ma soprattutto riequilibrano l'attività delle malte, proteggono le mucose, ripristinano gli spazi del microbiota vuoti, anche dopo gli antibiotici evidentemente, e migliorano l'attività di impermeabilità. Questo è un altro gruppo di cui faccio parte per lo studio, abbiamo fatto degli studi insieme per capire qual era quell'indicatore utile per sapere se il signor Covid era ancora lì o non c'era più, e sappiate che più che le vene, i polmoni, le vie aeree, i recettori AC stanno nell'intestino, ho più danni da long Covid di duodeniti, gastriti e gastroenteriti che non coinvolgono il colon ma il tenue, quindi si parla di SIBO e di SIMO, cioè una sovraccrescita eccessiva di batteri ma di candida anche, che si chiama SIMO, che è nuovo nella letteratura, da long Covid di più che del solito. Immaginatevi che i primi segnali di Covid nel 2020-2019 non erano le polmoniti, ma erano il 61%, dal 15% normalmente presenti sono andate al 61%, le nausee e i vomiti dal 3% al 18%, dolore addominale, anoressia e diarrea, ma anoressia perché? Perché non riuscivano a mangiare, talmente avevano infiammazione. E 19% di aumento della disfunzione epatica, un disastro, solo che sono stati classificati come sintomi non Covid. Adesso con la lettura, dopo 2 anni e mezzo, col senno di poi, tiro fuori le cartelle cliniche del policlinico, tiriamo fuori le cose, vediamo, studiamo, è saltato fuori questo. E sappiate che questo, il recettore ACE2, influenza l'espressione dei trasportatori di aminoacidi nell'intestino, e quindi chi ha long Covid ha bisogno di un sostegno di aminoacidi,
perché uno non ha più bifidobatteri, che sono dei batteri proteolitici, due non riesce più ad assimilare le proteine. Non è cachessia, non ho gli indici cachettici, ma ho una struttura di massa muscolare che è persa. Vado a fare il controllo dell'elettrobiografia ed è poco funzionale. Perché gli mancano, perché i recettori sono ancora coperti dagli uncini del signor Covid. Quindi il sostegno da parte di aminoacidi utili, funzionali, biologicamente nutritivi, secondo me ha il suo perché. Non faccio fare un proteidogramma, a me basta l'elettroforesi proteica, le proteine devono stare fra 7,2 e 7,7. Se sono sotto a 6, se sono a 5,4, questa massa magra non esiste più. I dati mostrano che è stato trovato il SARS-CoV-2 nei campioni di feci di paziente con Covid, incluso i campioni di feci dei pazienti con risultati negativi al test del tratto respiratorio, fino a 6 mesi dopo la negativizzazione del Covid. Nelle urine, in Italia non l'ha mai fatto il tampone delle feci delle urine, nelle urine il Covid si ritrova oggi con la variante Omicron, che non fa un cazzo. Non è vero, non è vero. La variante Omicron rimane per 8 mesi nelle urine. Io mi sto aspettando delle glomerulonefriti fra un anno, di NDD, attivazione delle IgA specifiche del tessuto perché non sappiamo da dove arrivano. Porca zozza! Fa meno danni dove? Nei polmoni, certo. Fa meno danni nel vascolare, assolutamente sì. Ma negli urinari è un disastro l'Omicron. Controllate la funzionalità renale e tenetela bene a bada. 2, 3, sono epatica. Se è 50, sto fegato è bloccato. Se è sotto a 10 le gote GPT, il fegato non ha energia. Dateli cibi che vi danno energia al fegato. O le crociferiche magari. Va bene, e non le lenticchie. Fate un'analisi logica di come lavora quel corpo. Guardate, le secrezioni dei peptidi, dei recettori ACE sono stati trovati negli enterociti dell'intestino tenue, contribuisce all'infiammazione locale e alla diarrea, quindi la diarrea non si forma nel colon discendente, si forma nel tenue. Il tenue è uno di quelle terre di nessuno che ancora non hanno studiato, perché è molto più complesso del colon. Il colon è lo stupidone semplice, fa da passaggio e via, va bene, al massimo rallenta il transito, ma il tenue è un vero casino. Perché sembra che sia lì la mappa dell'immunità intestinale e non nel colon. L'emante è l'ultimo dei miei pensieri. Quindi in questo caso cosa gli do? Il Profecol? Certo che sì, perché intanto riduce gli stati infiammatori cronici e poi se ci voglio mettere l'equimer per migliorare la circolazione e il drenaggio dei linfatici, va bene. Why not? Ma se questo ha delle gastralgie, certo, nel momento del bisogno i gastropatologi stanno, anche se ci sono degli enzimi che ci aiutano a digerire meglio, che si possono prendere prima dei pasti, prima di dare i regolatori di pompa, porca miseria, o il gastroprotettore, magari. Ma soprattutto quello che mi interessa è regolare la disbiosi. Disbiosi post-Covid serve tantissimo, soprattutto 2 al giorno nel primo mese di Profecol. Funziona. Cosa fa? Un sacco di cose. Cosa c'è dentro? Pochi ma buoni. E sappiamo bene, adesso lo vediamo, che non è solo un discorso della medicago sativa, che è una delle piante più adorabili, perché questa è la parola che ho identificato con medicago, è adorabile, perché è ottimo nel discorso della protezione e della depurazione di fegato, stimola l'appetito, questi non sono riusciti a mangiare per la nausea perché avevano un'epatotossicità da smaltire. Vi ricordo che i virus vengono eliminati attraverso le vie biliari. Migliora la qualità del latte materno, va bene, ma a me interessa perché è una fonte di clorofilla che ci serve, anche noi siamo mezze piante, si chiamano simbionti, noi abbiamo delle micro gocce di clorofilla all'interno di noi, che sono le nostre, i nostri messaggi internet che ogni cellula si scambia con l'altra. La medicago sativa ha una, ovviamente è stato usato il germoglio, e è unita al selenio, e guardate quante cose fa il selenio, vi potrei tenere qua una giornata, ma soprattutto questo costituisce
fondamentali enzimi antiossidanti quali il glutatione, la perossinasi, la tiroidossina, reduttasi. Serve al, è un oligoelemento micronutriente che serve alla tiroide per lavorare. Senza il selenio la nostra macchina non può marciare. Ma soprattutto lo zinco entra in più di 200 processi biologici, entra in tutti i passaggi del ciclo di Krebs, serve ad aggiustare i tessuti, serve ad aiutare le nostre vitamine a funzionare. Senza zinco tu puoi dare secchiate di vitamina A, ma quella pelle acneica non guarirà mai, non si liscia, non ha acetilcisteina salicilico, vitamina A, vitamina E e zinco, fine. E non abbiamo ancora cicatrici, mia nipote. Questo è. Quindi gli oligoelementi insieme all'ambiente fitoterapico possono aiutarci a migliorare non solo le condizioni intestinali, ma le condizioni in generale. E quando una persona mi dice io mangio bene, mangio micronutrienti, mangio macrobiotico, le sto dicendo sta mettendo alla fame le sue cellule. Va bene l'alimentazione vegetariana, va bene l'alimentazione macrobiotica. Ma quando? Quando una persona è malata di tumore. Perché mette alla fame le cellule maligne. Queste cercano tanta energia, tanto turnover. Ma una persona che sta in buona salute deve mangiare un po' di tutto. Siamo onnivori, non possiamo dimenticarlo. Poi per questioni etiche, personali, io rispetto tutto. Ma sappi che se fai un'alimentazione di tipo vegetariano ti mancherà zinco e molto altro ancora. E vivrai il resto dei tuoi giorni con gli integratori. E che devo fare? Poi si inventano integratori con gli omega 3 di tipo vegetale, con gli aminoacidi non derivati dal latte e bla bla. Ma non è l'alimentazione della salute. L'alimentazione della salute è nella via di mezzo. Non c'è l'estremismo e non c'è l'altro. Bisogna rispettarsi un po' tutti, no? Poi ci sono i periodi della nostra vita dove giustamente ci va più di mangiare una roba che l'altra. Certo, non i dolci dopo la menopausa e neanche l'andropausa, ma certamente... Perché dopo i 50-55 anni non ci viene più tanta voglia di mangiare la carne? Ve lo siete mai chieste? Proprio non ci abbiamo voglia, non ci viene da pensare, perché non ci abbiamo più gli enzimi, stiamo perdendo i bifidobatteri. E sapete chi è che gli dice al nostro cervello di mangiare carne? Il fatto che il numero dei bifidobatteri diminuisce. Sono i proteobatteri, sono quelli che digeriscono le proteine. Se noi ce li perdiamo per natura, non digeriamo più la carne, non la scegliamo più. In compenso non digeriamo neanche le fibre dei carciofi, degli asparagi, del finocchio, della carota e abbiamo guerre stellari nella pancia e ci si alza la glicemia anche senza non mangiare gli zuccheri. Ma questo fa parte di un'altra puntata. Guardate lo zinco da solo, promuove il movimento delle cellule, è quello che dice al collagene se deve essere elastico, medio elastico, anelastico. È quello che migliora il discorso della produzione delle citochine, dice al mio sistema immunitario se lavorare in maniera pertinente o no. E guardate anche quante patologie risconosciute, ritardo di crescita, puberale, ipogonadismo, la lingua gonfia e rossa o spelacchiata. Chi ci guarda più la lingua? C'è una mascherina. Cazzo, io la mascherina me la tengo, ma al paziente dico abbassa la mascherina, faccio vedere la lingua, rimetta la mascherina, l'impronta dei denti sulla lingua, congestione di fegato, l'osca e la crepa centrale, infiammazione duodenale, le macchie, lingua carta geografica, malassorbimento micronutrizionale e variazioni nell'ambiente. Mazza, no, un sacco di come ti dice la lingua, Quindi, i farmaci che danno deficit allo zinco, come vi dicevo, e che mi stanno sulle balle tantissimo, sono gli antimao, corticosteroidi, diuretici, gastroprotettori, inibitori di pompa e lassativi. Non si parla mai dei lassativi. È facile dare un lassativo, perché così fa la cacca e non mi rompe le balle, non mi manda 800 messaggi dicendo oggi ho la pancia gonfia, domani c'ho la fitta destra, dopodomani no, ma forse un po' di gastrite, no, ma forse perché ho mangiato un'iguana viva. Signora, si tiene regolata. E vi ringrazio della pazienza. Se ci sono delle domande, gli informatori le raccolgono e me le portano e risponderò.